Niente, noi abbiamo veramente piacere come Treccani di ospitare questo che io ho voluto chiamare un seminario di studi più che una presentazione di un libro, perché è su un argomento molto delicato che riguarda la biografia di Antonio Gramsci, alcuni aspetti molto... Non si sente? No, non funziona. Se questo tuo funziona, mettiamo... Beh, allora non funziona per nessuno. No, non funziona. A meno che... Si sente? No. No, no, è morto. Un tocco brutale. Sì, beh, come Treccani. Caro Giuseppe. Provo a... finalmente. Allora, ripeto, dico, veramente come presidente della Treccani, rappresento un istituto che ha sempre collaborato con la Fondazione Gramsci per quanto riguarda gli studi che riguardano Antonio Gramsci. E quindi presentare questo libro di Giorgio Fabbre, che sarebbe Giorgio Fabbre, lì ecco. All'estrema sinistra. All'estrema destra, per carità. E che è dedicato a un aspetto della biografia di Antonio Gramsci che ancora interessa molto. Luciano Canfora, ho letto la tua recensione al Corriere della Sera del libro. Tu dici che Giorgio Fabbre è uno degli storici italiani più esperti di ricerche in archivio e che è autore di studi sullo spionaggio fascista nell'Unione Sovietica, sulla censura fascista, sui rapporti fra Mussolini e Hitler e sull'antigiudaismo cattolico. Sono proprio un ignorante, non sapevo di tutto questo, ma anche faccio un altro mestiere, evidentemente. C'è sempre, perché voglio darvi questo saluto? Perché noi come Treccani, che siamo in una fase di cambiamento di pelle e di rilancio, abbiamo intenzione di continuare a collaborare con la Fondazione Gramsci e voglio ricordarvi che abbiamo come editore pubblicato l'edizione nazionale degli scritti di Gramsci, l'abbiamo realizzata sotto la guida di una commissione scientifica che ha presieduto Giuseppe Vacca e abbiamo anche dato un contributo scientifico, non soltanto di editore. E poi da oltre 20, mi pare che sono dedicati 20 volumi all'opera, 22, alcuni nel 2007, i quaderni di traduzioni e nel 2009 e 2011 i quaderni del carcere. E poi, infatti, per quest'opera poi abbiamo anche 18 volumi dell'edizione anastatica dei manoscritti dei quaderni del carcere, sono stati editati sotto il patronato del Presidente della Repubblica, Napolitano, credo. Quindi io non sono un esperto della materia, ma anche se, come tutti quanti, quelli della mia generazione, Gramsci ha influito moltissimo. E quindi mi sono limitato a leggere la presentazione di Luciano Canfora e devo dire che ho cercato anche altre presentazioni e mi è molto piaciuta quella di Adriano Prosperi sulla Repubblica, perché non tanto parla, diciamo, dell'oggetto del libro quanto di come da questo libro esce Gramsci. E chiudo leggendovi questa parte che forse non so se voi l'avreste ricordata. Cosa dice Prosperi concludendo la sua recensione? Dice: al centro del libro resta lui, l'uomo Gramsci, il suo stile intellettuale e politico. L'indagine sui pensieri e comportamenti suoi in questi tentativi ne rivela le doti straordinarie
di pazienza, di lettura del mondo, di conoscenza degli uomini. E da parte dello storico c'è anche, inutile dirlo, un sentimento di perdita, un rimpianto di quello che la storia avrebbe potuto essere e non è stata. La possibile storia di un Gramsci che lascia l'Italia, l'uomo libero, e in Italia torna con la liberazione da grande riconosciuto capo della sinistra comunista, insieme a Togliatti probabilmente, per agire nella nuova realtà del nostro paese, una storia che non c'è stata, una perdita di cui noi italiani siamo stati tutti vittime. Mi sembrava interessante questo passaggio di Posperi. Bene, buon lavoro, io passo, vado a sedermi là. Innanzitutto vorrei ringraziare il presidente Franco Gallo per queste parole introduttive che hanno ricordato un fatto a mio avviso molto importante della cultura italiana, cioè il consolidamento ormai dell'edizione nazionale che segnerà una tappa della nostra cultura. Il fatto che siamo soltanto a 4 tomi non significa che, come diceva un altro esponente del movimento comunista mondiale, molto è stato fatto ma molto resta da fare. Ecco, questo era anche un capo di Stato, come è noto. E quindi quale cornice migliore per parlare di un lavoro di ricerca come questo? Lo scambio, come Gramsci non fu liberato. Il mio compito in realtà è molto esterno rispetto alla discussione che avrà luogo, però penso che mi tocchi l'obbligo di dire in 3 parole che questo libro ha una lunga storia, una gestazione quasi trentennale, oserei dire, perché tanto l'autore, curiosamente un'equipe di giudici, valutando la sua opera, ebbe a dire che egli lavora con la storia, e voleva essere un giudizio limitativo, però secondo me era un grande complimento: egli lavora con la storia. Direi che tutto quello che nei decenni scorsi ha fatto, indagando per esempio sul caso Guarnaschelli in un libro di tanti anni fa intitolato Roma a Mosca, e quindi sulla presenza tramite l'ambasciata italiana a Mosca della penetrazione italiana durante il fascismo nell'Unione Sovietica, e poi il lavoro sul contributo attivo, economico anche del governo italiano all'edizione italiana del Mein Kampf, e poi l'affresco molto ampio sul razzismo di Mussolini, risalente nel tempo molto rispetto alle leggi razziali. Sono tante tappe che hanno trovato nel lavoro all'Archivio Centrale dello Stato il fulcro, la base, il fondamento, come dovrebbe essere sempre. Noi, parlo di me, il nostro lavoro di studioso del mondo antico sogna gli archivi, li idoleggia. Non che lo Stato. Ma già gli archivi basterebbero, è vero. E trovarne segmenti, frammentini in un'epigrafe ci manda in estasi. Costruiamo un intero a partire da un segmento. Loro navigano tra i documenti e tra gli archivi, c'è chi se ne giova e c'è chi non se ne giova, quindi è lì che la discriminante, secondo me. Perché dicevo questo libro ha una gestazione lunga nel tempo? Perché non tocca a me raccontare il progresso degli studi nel campo, chiamiamolo gramsciano, ma direi che tappe importantissime sono state, per esempio, la seconda e finalmente aspirante alla completezza edizione delle lettere, Fubini-Caprioglio, le pubblicazioni nel 68, sia dell'edizione rinnovata e ampliata delle lettere, sia da parte di Spriano delle lettere rinvenute, come egli disse, all'Archivio Centrale dello Stato, di Grieco a Gramsci, Terracini, Scorcimarro. Il completamento dopo la Van Gogh, che era stato dato nel 64, vivente ancora Togliatti, del
carteggio del 26, dell'ottobre 26 con Mosca, e nel 70 la pubblicazione ben più completa e critica da parte di Ferri di quei documenti, e poi ancora il libro di Spriano nel 77, e infine nell'88, purtroppo morendo Spriano, l'opera sua rimase incompiuta, ma i documenti che egli si accingeva a pubblicare, donati da Gorbaciov a Natta sulle trattative avviate dall'Unione Sovietica per liberare Gramsci, furono occasione non solo a cura di Gerratana dell'edizione postuma di quei notevolissimi documenti, sia di un intervento supplementare, potremmo dire, o complementare da parte di Andreotti di una porzione dei documenti vaticani riguardanti quella vicenda. Siamo nell'88, cioè quasi 30 anni addietro, e l'interesse dell'autore per questa materia decolla, se io posso permettermi di costruire una cronologia, esattamente in quel tempo. Non è uomo che abbia fretta, e quindi il fatto che per tanti anni abbia indagato, secondo me, spiega la profondità del lavoro e anche la sua ampiezza. Abbiamo dinanzi un bel po' di tempo, ma anche degli insigni studiosi, e questo per me è una posizione di vantaggio, perché a questo punto mi tocca soltanto di pregarli di intervenire. E sono il professor Margiotta Broglio, che è alla mia destra, e il dottor D'Alessandro, che è all'estrema sinistra, rispetto a me sinistra. E, no, ma capovolgiamo questo valore, ormai desueto, il professor Roccucci e il professor Bacca, che oltre ad essere un notissimo studioso del pensiero socialista, di Gramsci in particolare, con alle spalle una militanza invidiabile, è anche il presidente della Fondazione Gramsci, quindi la sua partecipazione a questo incontro, secondo me, assume e dà a noi, insomma, un significato pregnante. Proporrei quanto segue. Siccome in questo volume, in questo studio, l'avvio, la prima parte, pertiene alla trattativa cosiddetta vaticana, cioè al tentativo sovietico tramite l'annunziatura apostolica a Berlino di liberare Gramsci, io suppongo che si possa partire con due esperti di questa materia, che sono il professor Margiotta Broglio e il professor Roccucci, poi magari se ci sono delle domande o delle questioni l'autore potrà dire brevemente quello che pensa, e nella seconda parte due gramsciologi di razza, che sono il professor Vacca e il D'Alessandro. Forse D'Alessandro, per il privilegio della giovinezza, parla prima o dopo, non sappiamo, qual è la vostra idea? Io sono sempre l'ordine alfabetico. Allora siamo a posto. Allora prego il professor Margiotta Broglio di incominciare questa analisi. Si sente? Grazie. Buonasera, innanzitutto grazie agli amici che mi hanno coinvolto in questo incontro, in particolare all'autore e a Luciano Canfora. E un saluto particolare a due vecchi amici che sono in sala, Franco Gallo, con cui abbiamo condiviso gli studi giuridici all'Università di Roma, e Lele Romanelli, con cui abbiamo condiviso vari periodi della nostra esistenza. È veramente un grande piacere per me tornare in questa sala. Allora, io non sono un gramsciologo, assolutamente, voglio dire, sono un lettore dei gramsciologi, però non sono un gramsciologo, quindi cercherò di dire qualche cosa sotto l'aspetto che Luciano ha già sottolineato, però poi mi soffermerò su un punto che rimane sempre oscuro, forse ho trovato qualche chiave, perché è l'arresto di Gramsci. Allora, Canfora ha già spiegato il lungo lavoro dell'autore, ha ricordato l'episodio, diciamo, un pochino folcloristico degli studi di Andreotti in questa cosa, che, e allora non mi soffermo
sul capitolo primo del volume, che con nuova e decisiva documentazione d'archivio ricostruisce l'azione di Andreotti in relazione con Spriano, con Gerratana e Natta da una parte e dall'altra parte con l'attuale Cardinal Silvestrini e Monsignor Martinez Somalo, che era vice segretario di Stato. E devo dire l'azione di Andreotti, che mette in evidenza la documentazione che era stata consegnata a Natta niente meno che da Gorbaciov. Un'azione, questa di Andreotti, che Fabre spiega e approfondisce dandoci un quadro ben più chiaro e articolato di quello del 1988-89, da cui, come si è ricordato, lui ha preso le mosse. Del resto, già Canfora ci aveva edotto sulla sua conversazione con Natta in proposito. Sottolineo invece che ben al di là della vicenda gramsciana, Fabre ha ricostruito con nuovi elementi e documentazione la complessa vicenda, su cui parlerà Occucci, penso, dei rapporti tra Mosca e il Vaticano negli anni venti, anche sulla base di una importante ricerca francese, di una purtroppo non pubblicata, di una giovane studiosa, Laura Pettinaroli, che ha fatto, ha discusso... ma dal 2008, dal 2008, un po', io non la vedrò sicuramente, comunque, oggetto di una tesi dottorale all'Università di Lione. Una vicenda, questa del rapporti Vaticano-Unione Sovietica, nella quale Fabre inquadra il tentativo di scambio con Gramsci. E cito una sua frase: l'utopia pontificia e il suo fallimento. Al centro gli errori, già evidenziati da Stele, di Monsignor d'Herbigny, uno stranissimo personaggio che non si è mai capito come perché gli fossero state affidate una serie di cose. Lui andò al di là della missione. Penso ci fosse un pizzico anche un po' di stramberia. Comunque. Non si è neanche capito perché è stato poi fatto fuori. Esatto. Cito sempre l'autore, parla delle azioni di d'Herbigny ambigue, insidiose, dilettantesche. Devo dire, fece pasticci dovunque toccò. Allora, era un gesuita francese. Comunque, una delle ragioni, diciamo, per cui il mercato non funzionò fu anche, come scrive l'autore, nell'ottobre-dicembre 27 in Russia la comunità cattolica fu lasciata tranquilla. E quindi, con un telegramma di Gaspari del 16 dicembre, che imponeva la liberazione dei sacerdoti cattolici senza contropartite, scrive sempre l'autore, Gaspari chiudeva definitivamente, ma al buio, tutta la precedente trattativa maggiore, con una risposta dura, disastrosa e senza margini, che tagliava del tutto fuori Gramsci e Terracini. I due comunisti uscivano di scena. Naturalmente ci sarebbe tanto da dire su questa politica russa del Vaticano, sono uscite varie cose, ma io credo che non so nulla degli archivi russi, ma forse qualche altra cosa dagli archivi russi potrebbe uscire fuori. Mi soffermerò invece su due punti: la famosa carta da visita di Monsignor Pizzardo e la questione dell'arresto di Gramsci. Allora, andiamo,
è alla fine la questione della carta da visita, ma in realtà non è concettualmente alla fine. E sono addirittura riprodotte in appendice tre carte da visita di Pizzardo, una quella che in casa Gramsci veniva considerata una carta da visita che Pizzardo avrebbe dato a Gramsci all'incontro di Genova. Nel 32 loro pensavano, invece forse glielo chiedono. Comunque le altre due dimostrano che non poteva essere quello perché aveva cambiato qualifica Pizzardo. Poi ci tornerò un momentino sulla questione Pizzardo. Ed è l'unico punto per il quale io ho un piccolo dissenso, è che secondo me gliel'ha data davvero Pizzardo a Genova. Adesso poi è una mia supposizione. Allora, ci sono varie fonti che l'autore ha esaminato, non solo, anche poi autori di opere in proposito, Fiori e via dicendo, Borgongini Duca, e comunque sono perfettamente d'accordo con lui che la presenza di Pizzardo nel carcere di Turi è stata una semplice favola. Questa non è vera. E adesso io gli do un altro lavoretto da fare, perché scrive Fabbri: il maestro di questo racconto, cioè della visita di Pizzardo a Turi, è stato Ambrogio Donini, un dirigente dell'emigrazione comunista che non riuscì mai ad avere molto spazio nel partito. Ma Donini non era solo un dirigente, era uno degli allievi prediletti di Ernesto Buonaiuti. Ha poi insegnato storia del cristianesimo a Bari per tanti anni, e è vero che in tutte queste sue relazioni, diciamo testi, ci sono una serie di sviste, di cose, però incoraggerei Fabbri: l'archivio di Donini è stato donato all'archivio di Stato di Firenze, e quindi lui, che è un cacciatore di archivi, forse potrebbe andare in fondo a questa questione guardando se c'è qualcosa nelle carte di Ambrogio Donini. E comunque scrive l'autore: resta che quel biglietto da visita col titolo di sostituto esiste e potrebbe essere passato davvero nelle mani di Gramsci. E io su questo andrei un momento avanti, perché quando si incontrano a Venezia, il buon Pizzardo era in una posizione molto importante, e secondo me aveva pensato che un aggancio con Gramsci, che certamente era una persona che aveva un'influenza sulle gerarchie sovietiche, avrebbe potuto facilitare. Quindi è possibile, io sarei su questa, è possibile che il famoso biglietto da visita gli sia stato effettivamente. Chi era Pizzardo? Allora, era nato a Savona nel 77, sacerdote nel 903, si laurea in giurisprudenza, questa è una cosa che mi ha fatto piacere, a Genova. Fa a Roma il seminario lombardo. È interessante perché un genovese al seminario lombardo non era una cosa molto frequente. Dal 9 al 12 va alla Nunziatura di Monaco, dove poi andrà Pacelli, va come minutante, poi è minutante, poi sottosegretario agli affari ecclesiastici straordinari, cioè al Ministero degli Esteri della Santa Sede, dal 12 al 21. Dal 21 al 29 è sottosegretario, è il numero 2 della segreteria di Stato. E dopo questi passaggi
alla conferenza di Genova, e lo ricorda Fabre, fu espressamente incaricato di trovare un accordo per la tutela dei cattolici in Russia. Nel 1934 diventa il presidente della Commissione pro-Russia, dal 1922 è assistente ecclesiastico della Giunta Centrale di Azione Cattolica e nel 1924 si dà molto da fare per far fallire il progetto di alleanza fra Partito Popolare e Partito Socialista che sarebbe stato il primo centrosinistra. No? Sono importanti queste cose per capire il personaggio. Dal 29 al 37, segretario della Congregazione Affari Ecclesiastici Straordinari, nel 36 si adoperò molto per fugare le nuove ombre fra governo fascista e Santa Sede in occasione della nuova crisi per l'Azione Cattolica. Cardinale nel 37. Nel 52 è in piena consonanza con Genta e convince Pio XII, che era dubbioso, ad approvare i comitati civici. Fa parte del cosiddetto Pentagono, vi ricordate l'Espresso, il Mondo, quanto parlavano del Pentagono Vaticano? Nel 51 diventa segretario, cioè capo della Congregazione del Sant'Uffizio che aveva come presidente il Papa. Colpì i preti operai, Don Zeno Saltinico di Nomadelfia, Teilhard de Chardin, padre Balducci, padre Turoldo, De Piazza e Don Milani, non gliene mancò nessuno, devo dire, alla sua, e si adoperò per l'esilio di Montini a Milano. Cioè ci sono prove che fu uno di quelli che spinse perché Montini fosse allontanato. Nel 59 rinunziò al Sant'Ufficio, nel 63 cercò di bloccare la candidatura di Montini al papato. Vescovo di Albano dal 48, prefetto, non finì, perché prefetto della Congregazione dei Seminari fino al 68. Morì a Roma nel 1 agosto del 70 e sapete dove volle essere seppellito? Nella chiesa delle Frattocchie, dove c'era la scuola del Partito Comunista. Sarà tutto un caso, ma comunque la tomba... La tomba è vicino alla ex scuola e mai troppo rimpianta. Ecco, e la domenica andava a pregare mai troppo rimpianta scuola del partito. Mi fermo su un paio, chiudo subito, fra un paio di punti. Ecco, un'altra, l'ambasciatore attore. L'ambasciatore cattolico ha delle eredi che abitano in via Parione numero 12. Proprio. Assolutamente. E tu a via Parione numero 12, ecco, e le eredi, non sono sicuro che siano le nipoti o le pronipoti, erano figlie di un ambasciatore cattolico, sono più o meno mie coetanee, figlie di un ambasciatore cattolico anche queste, e quindi secondo me andare a mettere il naso, visto che Giorgio è un segugio straordinario, andare a mettere il naso anche nelle carte di Attolico potrebbe far venire fuori qualche cosa. L'altro punto su cui mi fermo brevemente, ecco, allora fatemi dire, è un libro ricchissimo, difficilissimo da presentare, perché ci sono tanti di quegli spunti, tanti di quegli argomenti che una presentazione è ovviamente molto parziale, perché veramente forse ci sono tre o quattro libri condensati in questo libro qui, con delle, diciamo, come delle sequele diverse. E questo, devo dire onestamente, per il presentatore è una difficoltà. Comunque gli spunti sono tantissimi. Ecco, un'altra cosa, perché le persone che hanno una certa età come me si ricordano. Quando tu parli dell'avvocato di fiducia della famiglia Sraffa, Castellet, lui si chiamava Saverio.
ebbe un figlio che si chiamava Nino. Ho sbagliato? No. Quello che cito si chiamava Saverio. Ebbe un figlio che si chiamava Nino, la cui vedova, guarda un po', sposò in seconde nozze Lucio Lombardo Radice, che era vedovo della figlia di Iemolo e che era il compagno Lombardo Radice. La moglie di Castellet, rimasta vedova, sposò, guarda un po' quante chiesa di Frattocchia. Probabilmente, no, ma guarda, ci sono delle cose incredibili. E poi l'altra cosa è ne abbiamo parlato tante volte, il presidente Mariano D'Amelio, presidente, non siamo riusciti, nonostante i tentativi, perché esiste un archivio di Mariano D'Amelio, sappiamo anche dov'è, ma non io ho fatto un tentativo molto blando, lui ha fatto uno un po' più serio, ma per ora non abbiamo avuto nessun riscontro. Io credo che quello, anche con riferimento alla questione dell'arresto, parlo un momento dell'arresto e poi finisco. In un libro di Canfora di qualche anno fa, Spie Russe Antifascismo, si pongono una serie di domande sul momento, sui giorni che precedettero l'arresto di Gramsci, il fatto che i responsabili della sicurezza e dell'organizzazione si sono disinteressati di lui fino al 5 novembre, forse anche fino al 9. Tra l'altro era ovvio affrettarsi per sfruttare la tenue protezione costituita dall'immunità parlamentare, come aveva potuto fare per sé Greco il 5 mattina a Milano, eccetera, eccetera. Essi, i compagni, sono rimasti lì senza tentare di riprendere il contatto con Gramsci. Secondo me la situazione è ancora un po' più nera di quello che sembra. La mozione di Augusto Durati, che dichiarava decaduti i deputati dal mandato parlamentare per essere venuti meno alla prescrizione dell'articolo 49 dello Statuto, tra i quali, espressamente elencato Antonio Gramsci, è presentata e votata a scrutinio segreto il 9 novembre 1926. Con 332 voti a favore, 80 contrari su 342 votanti. Il 9 novembre, e cioè il giorno dopo l'arresto di Gramsci. Comunque non compare sulla Gazzetta Ufficiale di quel mese né nella raccolta ufficiale di leggi e decreti del Regno d'Italia. Non c'è. E non è chiaro di quanti giorni fosse la cosiddetta vacatio legis, perché non è che una cosa votata la sera del 9 novembre fosse operativa, non parliamo il 10, ma il giorno prima. In ogni caso, a Gramsci si applicava lo Statuto Albertino, che prevedeva disposizioni specifiche in ordine alle immunità. In particolare l'articolo 45 stabiliva che i deputati non potessero essere arrestati fuori del caso di flagrante delitto, e di flagrante delitto parlavano l'articolo 47 del codice di procedura penale del 64 e l'articolo 168 del 1913, che diceva che doveva essere reato poco prima commesso. Un po' generica, questo è il codice del 1913, e lui non aveva commesso nessun reato il momento dell'arresto. In particolare, appunto, dice, i deputati non potevano essere arrestati poi nel caso di flagrante delitto, né tradotti in giudizio in materia criminale senza il previo consenso della Camera. Questo è lo Statuto Albertino. A parte comunque l'articolo 51, che stabiliva l'insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari, la situazione comunque venne
sintetizzata nel corso del dibattito alla Camera dall'onorevole Del Croix. Qualcuno di voi che è se lo ricorda, io non c'aveva, sembrava Pasquino, gli era, ma girava per Roma. Pasquino delle Pasquinate. Pasquino dei Pasquinate. Che cosa dichiarò Del Croix? Non vi può essere opposizione in un periodo rivoluzionario, e quindi tutta l'opposizione dovrebbe essere cacciata via. Come mai in questa situazione nessuno, né del partito né della famiglia, incaricò un avvocato di andare di corsa da un giudice e farlo scarcerare? Non c'era nessun elemento per metterlo in carcere. Per esempio, un avvocato che avrebbe potuto farlo sarebbe stato un personaggio di cui hanno parlato sia Giorgio Fabbri sia Luciano Canfora, che si chiamava Bruno Cassinelli, che era vivo e vegeto negli anni 50. Era stato parlamentare e aveva difeso Bordiga, Berti e Fortichiari del 23-24, ottenendone l'assoluzione. Nel 26-27 difenderà i due attentatori del Duce, Tito Zaniboni e Violet Gibson. Varrebbe la pena di ricercare le carte dello studio Cassinelli, aveva lo studio col fratello Guido, che conosceva benissimo Gramsci. Perché? Perché era stato, dopo il 18, condirettore dell'organo della Federazione Giovanile Socialista Avanguardia, che nel 19 con la sua condirezione era salito da 5.000 a 25.000 copie. Quindi era un personaggio che sicuramente si è sollecitato. Spriano, nel suo ben noto lavoro Gramsci in carcere del partito, fa un errore, perché dice che i provvedimenti eccezionali erano il 5 novembre, invece sono del 9 novembre. Se si fosse sciupato andare a guardare gli atti parlamentari, perché è chiaro, il 5 novembre dice, vabbè, il 6 l'arresta. No, il 5 novembre non esiste, non ci sono sedute. Negli atti parlamentari riprendono i lavori il 9 novembre. Quindi Spriano si è sognato il 5 novembre e qui anche lui non è andato in fondo. Come mai nessuno del gruppo dirigente, nessuno dei familiari andò da un avvocato, dico Cassinelli perché Cassinelli aveva ottenuto dei successi, per far uscire Gramsci dalla galera il giorno dopo? Perché non c'era ancora la risoluzione che cacciava i deputati aventiniani. E in più, e lui era coperto dall'immunità, quindi lui fu arrestato in violazione di principi costituzionali, ma nessuno se ne accorse, né i suoi compagni né i suoi familiari. Grazie. Ecco, allora grazie, anche io ringrazio per l'invito. Non ho un profilo di studioso di Gramsci. Credo che il mio invito nasca dai miei studi sulla politica religiosa dell'Unione Sovietica e dagli studi sui rapporti tra Santa Sede e Unione Sovietica, e su questo credo che verterà gran parte del mio intervento. Volevo però prima fare tre piccole notazioni, cogliendo quella alcune questioni che sono nella trama del libro. Uno è questo concentrarsi sulla storia dei testi, che sono i documenti. E in fondo i testi non solamente come testimonianza della storia, ma in qualche modo come soggetti della storia. Quindi il saper ripercorrere le vicende dei vari testi come una componente anche avvincente della ricostruzione storiografica che rende avvincente anche il libro, che mi sembra un elemento importante. L'altro, una notazione che l'autore fa, pagina 123, sulla questione degli scambi di prigionieri, no?
come forse una questione che meriterebbe un qualche approfondimento storiografico, e lo meriterebbe anche nel Novecento in modo particolare, perché in fondo è una componente rilevante, diciamo, dell'approccio umanitario alla politica internazionale, alla politica di guerra, che è molto connesso alla realpolitik piuttosto che all'idealpolitik. Cioè, in fondo, lo scambio di prigionieri va oltre quelli che sono tanto spesso le letture ideologizzate dei confronti politici, e va lungo la pista di un compromesso. E effettivamente mi pare sia una pista interessante, che non credo, guardo qui la Le Romanelli, abbia avuto degli studi recenti, che invece credo sia un aspetto interessante, così come la notazione che viene fatta a proposito di Gramsci del suo interesse alle procedure segrete, e quindi a questo aspetto delle procedure segrete come una componente, o della, chiamiamola, confidenzialità, come una componente dell'azione politica ad ogni livello. In fondo, in un tempo di esaltazione tout court della trasparenza, sembrerebbe un arcaismo. In credo che invece colga un aspetto della politica, e quindi delle domande, degli interrogativi per gli storici, piuttosto significative. Ma fatte queste osservazioni, così da lettore generalista del libro, passo un po' al merito di quello di cui dovrei parlare. Alla termine del capitolo in cui l'autore si sofferma sull'analisi già ben scandagliata dal professor Maggiotta Broglio della famosa carta da visita di Pizzardo, conclude: è un altro pezzo di religione che ritorna in questo racconto. Effettivamente in questo racconto ci stanno numerose ripetute intersezioni della vicenda tutta politica di Antonio Gramsci con la vicenda, chiamiamola, del religioso nel quadro di quel mondo, soprattutto parliamo del mondo tra le due guerre, del mondo sovietico, ma dell'Italia fascista, della vicenda del Partito Comunista d'Italia e via di seguito. E vi sono due trame che si intersecano. Una è quella delle relazioni tra Santa Sede e Unione Sovietica, tra papato e Cremlino, tra Chiesa Cattolica e mondo comunista, e l'altra trama che è interconnessa a questa è quella del rapporto tra potere sovietico e religione. Si potrebbe pensare che entrambe le questioni siano questioni minori e marginali in una vicenda storica, quella dell'Unione Sovietica o del comunismo, tutta giocata su altri piani. Credo però che, non voglio certo ribaltare del tutto questa convinzione, ma così secondarie e così marginali entrambe le questioni non lo siano stati. Che la questione religiosa sia stata una delle questioni che ha attraversato in modi differenti l'intera vicenda dell'Unione Sovietica, penso che sia una convinzione che mi viene dagli studi che ho fatto, ma che è anche corroborata da altri studiosi che hanno analizzato come la politica religiosa da una parte, la permanenza della questione religiosa all'interno della società sovietica e, terzo ma non ultimo, la contaminazione di temi, strumentazioni simboliche, rituali degli universi religiosi nell'esperienza del potere sovietico non siano elementi secondari. Ma né mi pare sia secondario, sicuramente per la Chiesa di Roma, ma credo in qualche modo anche per
la politica estera sovietica, ma forse non tanto in questo periodo, ma in un periodo successivo, i rapporti tra la Roma del Papa e la Mosca del segretario generale. La terza Roma. La terza Roma, sì, sì. Ma... E in questo senso credo, professor Maggiotta Broglio concorderà, è evidente come in tutto il Novecento, nella politica della Chiesa e per la Santa Sede, la questione, chiamiamola russa, sia stata una delle questioni maggiori. E lo è in qualche modo fino ad ora. La chiamo questione russa perché non è esclusivamente una questione sovietica, non è esclusivamente la questione del rapporto con il potere comunista, ma si innesta in una questione di più lungo periodo, che è il rapporto con questo mondo cristiano altro, che è il mondo ortodosso bizantino, che almeno dal 1453 in poi ha avuto nella Russia il suo epicentro, il suo interprete maggiore. Allora, credo che questa interrelazione di questi due piani vada tenuta presente per collocare opportunamente questa trattativa fallita che apre il libro, che occupa la prima parte del libro, ma che poi ha dei ritorni, no? Almeno in quello dell'anno santo straordinario del 33, in cui Gramsci sembra in qualche modo lasciare intravedere la possibilità di un'ulteriore pista di mediazione vaticana. Il primo piano e la prima trama è quella delle relazioni tra Santa Sede e Unione Sovietica, che è una questione che presenta almeno tre dimensioni. Una dimensione internazionale di questo soggetto atipico e ancora giuridicamente forse possiamo dire anomalo, almeno nel 27 fino al 29, che è la Santa Sede, soggetto di relazioni internazionali, a cui l'Unione Sovietica dà una qualche attenzione. Lo dice l'autore, c'è un'attenzione nei confronti della Santa Sede nel periodo in cui l'Unione Sovietica è alla ricerca di riconoscimenti, di uscire dall'isolamento, un interesse che scema nel momento in cui invece questo interesse della politica estera sovietica viene meno, perché si stabiliscono contatti e relazioni con altri paesi. Ma è un interesse che riemerge in altri periodi. Riemerge ad esempio con grande rilievo antagonistico nel periodo almeno dal 43, in cui le visioni geopolitiche di Stalin vedono che la Santa Sede, il mondo cattolico, rappresenta un possibile, e non solo possibile ma reale, avversario, e in una chiave tutta antagonistica. Però l'attenzione nei confronti, diciamo, del Vaticano torna a essere un'attenzione importante, torna ad esserlo con Khrushchev, nel quadro di una politica volta a una maggiore elasticità nei rapporti con il mondo occidentale, nel trovare dei contatti con alcuni paesi, in particolare allora con l'Italia di Fanfani, col centrosinistra, con i mondi del cattolicesimo meno connotati da un rigido anticomunismo, ma più aperti a una possibile opzione dialogica. Ma questa dimensione internazionale è accompagnata da altre dimensioni che complicano i rapporti tra Unione Sovietica, Chiesa Cattolica e Santa Sede. La seconda dimensione è quella nazionale. Il cattolicesimo nei territori dell'Impero Russo si è tradizionalmente qualificato come un cattolicesimo di minoranze nazionali, chiamiamole così, il cattolicesimo polacco in primo luogo, ma anche quello lituano,
quello di una parte della Lettonia, soprattutto quello latgalo, di quello dei tedesco, perché vi era una componente dei tedeschi venuti fin dal periodo di Caterina che era cattolica e non luterana, e quello ucraino, che ha tutte le complessità della questione dell'Ucraina che non apriamo oggi, perché se no non ci fermiamo più. E su questa dimensione nazionale giocano sia le difficoltà di relazione con i vicini, è evidente come la guerra russo-polacca influisca nella percezione che a Mosca si ha nel 20, 21, 22 della questione cattolica, ma si collega anche a percezioni di più lungo periodo, cioè il confronto polacco-russo su quelle frontiere dell'Europa centro-orientale era un confronto secolare e che ha lasciato delle impronte piuttosto notevoli nella struttura, diciamo, anche culturale del mondo russo, e che non è aliena a molti dirigenti sovietici, non pochi dei quali ad esempio sono di origine polacca, come è evidente. Ma vi è una terza dimensione che fa parte di questo trama delle relazioni tra 67 e Unione Sovietica, che è la dimensione religiosa. Allora, qui forse l'autore nel libro tende, mi permetto, è una sommessa osservazione, tende a porre la dimensione religiosa, che è interna al problema delle relazioni tra 66 e Unione Sovietica, in un quadro tutto ed esclusivamente politico, cioè della interpretazione delle istituzioni religiose presenti all'interno dell'impero russo come nemici o potenziali nemici del potere sovietico. Ma o ad esempio si sottolinea come vi sia un'attenzione del potere sovietico ai beni della Chiesa, quasi fosse una risposta alle esigenze economiche del potere sovietico, cosa direi piuttosto discutibile, che i beni quantomeno della Chiesa cattolica potessero rispondere alle esigenze economiche del potere sovietico, ma in qualche modo anche nel 21-22, quando parliamo cioè della carestia del Volga, e quindi del provvedimento volto alla requisizione dei beni di culto delle comunità religiose, che fosse la motivazione economica la vera stimola a questa manovra. Non credo che fossero un tot numero di calici d'oro o di altre risorse a risolvere la questione finanziaria dell'Unione Sovietica. Ma qui vi è la trama numero due, cioè quella del problema, forse sto parlando troppo e guardo qui il Presidente, del rapporto, quindi ho 5 minuti, del rapporto tra potere sovietico e questione religiosa, su cui torno fra poco. Volevo solamente soffermarmi su un altro aspetto, cioè la politica vaticana nei confronti dell'Unione Sovietica in questi anni, degli anni venti. Io, scusate, do per scontato che il nostro pubblico conosca la trama che racconta l'autore, cioè di questa richiesta di mediazione vaticana che viene avanzata dal rappresentante diplomatico sovietico a Berlino, all'allora Nunzio Pacelli, per la liberazione di Gramsci e Terracini in cambio della liberazione di due esponenti del clero cattolico imprigionati in Unione Sovietica. Mediazione chiesta appunto alla Santa Sede nei confronti del governo Mussolini.
tentativo che non conduce al risultato. L'autore ricostruisce i vari motivi per cui questo tentativo non va a buon fine, in cui c'è sostanzialmente, direi che il giudizio che emerge dalle pagine è quello giudizio di una ingenuità di fondo di chi ha avanzato la proposta, ma in qualche modo, mi pare sia questo, anche da parte dei sovietici. Ingenuità, non lo so. Sicuramente i sovietici innestano questa richiesta nel quadro di trattative che erano già avviate dall'inizio degli anni 20 con la Santa Sede, dal 23 diciamo forse in maniera più precisa, per arrivare a un riconoscimento di uno statuto giuridico della Chiesa Cattolica in Unione Sovietica in cambio del riconoscimento della Santa Sede, da parte della Santa Sede dell'Unione Sovietica. Quindi dice, ma queste richieste trattative si inserisce in realtà in un negoziato maggiore e quindi questa è la vera debolezza di fondo, evidentemente sì. Però volevo osservare che il gruppo di persone che si occupa della politica russa o sovietica della Santa Sede era un gruppo di persone che non era sprovvisto di conoscenze e di competenze su quel mondo. Innanzitutto il Papa Pio XI Ratti aveva svolto un'importante missione in Polonia dopo, alla fine della Prima Guerra Mondiale, negli anni successivi, con un affidamento di incarico di seguire le vicende della Russia rivoluzionaria, e aveva avuto un ampio ventaglio di conoscenze su quello che avveniva nel mondo. E qui ci sono studi vari, lui e poi insieme a Pellegrinetti c'è lo studio tra gli altri di Morozzo. Ma poi vi è un filone che converge, perché D'Herbigny è una persona strana, non c'è dubbio, un avventuriero in qualche modo, un avventuriero tra religione, tra mondo ecclesiastico, politica e affarismo economico. Ma è anche l'espressione di una corrente che risale agli anni di Leone XIII, cioè una corrente di orientalismo cattolico che comincia all'interno della Chiesa Cattolica a guardare al mondo dei cristiani d'Oriente, in modo particolare al mondo bizantino e al mondo russo, con una prospettiva che era una prospettiva del tempo, un tempo ancora lontano dall'ecumenismo novecentesco, che guardava a quello che nel mondo cattolico si chiama unionismo, nel mondo ortodosso viene invece definito uniatismo, come prospettiva verso cui muovere, cioè portare gli ortodossi alla obbedienza o alla comunione, a seconda del lessico che vogliamo usare, romano. Questo filone che arriva fino a D'Herbigny, perché D'Herbigny con un attivismo piuttosto aggressivo è espressione di quella visione, è un filone che parte dalla fine degli anni 70, inizio anni 80 dell'Ottocento, passa attraverso il mondo modernista, per esempio se vedi Aurelio Palmieri, che è legato anche a Buonaiuti e quindi Donini. Mi colpisce che Gramsci su Ordine Nuovo scrive un articolo in qualche modo a favore di questi progetti unionisti, no? Cioè a favore dell'unione della Chiesa, come si chiama, diceva loro, greco-ortodossa con Roma. Potrebbe essere il transito di qualche filone di pensiero e di riflessione. E poi bisogna ricordare che il generale dei Gesuiti era un polacco. Ecco, dicevo, questa trama, e questo spero sarà molto rapido, chiedo scusa se vi trattengo, si interseca con quella del rapporto tra potere sovietico e religione, dove la vicenda è una vicenda complessa, perché è una vicenda in cui vi sono posizioni diverse dentro la dirigenza bolscevica e all'interno del corpo del sistema sovietico.
posizioni diverse che nascono dalla visione, ma che nascono anche dalla funzione delle persone che esprimono quelle posizioni. Potremmo dire in maniera sintetica che ci sono almeno quattro posizioni diverse. Certo, sulla base di una condivisione dell'approccio ideologico comune rispetto al fattore religioso come espressione dello sfruttamento di classe. Una è quella ideologica antireligiosa, che in alcuni versanti si può definire, come venne definita nella polemica all'interno del partito bolscevico a metà degli anni 80, una mistica antireligiosa. È molto evidente fin dall'inizio, una delle prime campagne antireligiose del potere bolscevico verso quello che nel 18-19 era legittimamente un nemico politico, perché la Chiesa dopo la fine dello zarismo era l'unica istituzione, sfasciato l'esercito, che era rimasta in qualche modo integra del vecchio ordine e che chiaramente non simpatizzava, almeno nella sua struttura gerarchica, per il nuovo potere bolscevico. Ma una delle prime campagne è la campagna cosiddetta per il disvelamento delle reliquie, cioè la campagna a che cosa serviva? Serviva a scoperchiare le tombe dove erano le reliquie dei santi e mostrare alla gente: vedete, sono dei cenere, ossa, e insieme a questo la prima campagna di distruzione delle icone. Chiaramente sono delle campagne di tipo prettamente simbolico, che sì hanno un valore politico, ma esprimono fin dall'inizio dell'esperienza bolscevica e sovietica questo filone antireligioso che convive con altri. Vi è quello giuridico burocratico, cioè che vuole, in parte c'è nel retroscena non raccontato di questa vicenda, gli uffici preposti alla regione del commissariato per la giustizia, ma anche del comitato esecutivo centrale, Krasikov, Smidovic, dicono a Cicerin: guarda che non devi cedere alle richieste del Vaticano, perché sennò casca l'intera architettura giuridica in cui noi abbiamo inserito le religioni. Vi è la polizia politica, che è un altro componente, la quale oscilla tra due poli nella politica religiosa, tra quello repressivo e quello pragmatico del controllo. Infatti a un certo punto dalla polizia politica nelle trattative viene il suggerimento: ma a noi i vescovi ci vanno bene, basta che non siano eletti dalla base, perché noi con i vescovi riusciamo facilmente a lavorare, ma con la base è più difficile. E il quarto elemento sicuramente è quello della politica estera, di cui Cicerin è l'esponente di questa vicenda, che subordina le questioni dei rapporti con la Chiesa Cattolica a quelle della politica estera. Chiesa Cattolica che però in questa fase dell'Unione Sovietica è quantité négligeable, perché le grandi regioni di presenza cattolica sono fuori dei confini dell'Unione Sovietica, vi rientrano non tutte con il 45, e allora fino alla fine dell'Unione Sovietica la questione dei rapporti con la Chiesa Cattolica assume una forte rilevanza geopolitica, che è sempre nell'attenzione del Cremlino verso il Vaticano, perché Vaticano vuol dire greco-cattolici ucraini in Galizia, sebbene soppressi, vuol dire cattolici polacchi della Bielorussia occidentale e dell'Ucraina occidentale, vuol dire cattolici lituani, laddove la saldatura tra questione di appartenenza confessionale e di identità nazionale è immediata e molto pericolosa. Vorrei concludere dicendo questo, una piccola osservazione. L'autore sostiene che nel momento della interruzione sostanzialmente della grande trattativa e quindi del fallimento della piccola trattativa, quella relativa alla liberazione di Gramsci e Terracini, ma era inevitabile che quella richiesta di mediazione fosse subordinata alla grande questione
per Roma di quale dovesse essere lo statuto e la collocazione del cattolicesimo nel quadro dell'Unione Sovietica, direi già tramontate le illusioni unionistiche di d'Herbigny, che però spingeva per una rigidità, una durezza. Cioè, mi pare che non vada trascurato l'elemento che in realtà un inasprimento della linea di politica antireligiosa nel tornante 27-28 era già percepibile. Non è solamente nel 29, nel 29 questo acquisisce una sua codificazione, perché c'è la nuova legge sulle associazioni religiose, ma l'inasprimento dei toni della politica antireligiosa e quindi delle azioni conseguenti è parallelo al riemergere della questione delle campagne e della collettivizzazione delle terre. Quindicesimo congresso del partito del 27, è vero che Jaroslavski non parla di religione, Jaroslavski era il principale ideologo della linea antireligiosa, ma Stalin dice: da noi c'è un altro minus, che è, cioè l'indebolimento della lotta antireligiosa. E in quello stesso anno, nel settembre del 27, Jaroslavski scriveva sulla rivista Bezbožnik, il Senza Dio, una delle riviste, diciamo, della propaganda antireligiosa della Sajus Vainsvujuscich Bezbožnikov, cioè la Lega dei Senza Dio militanti, contro la religione, contro l'influsso della religione sulle masse lavoratori, ingaggeremo una lotta, esattamente come combattiamo contro ogni religione, contro ogni chiesa. Allora, questa linea antireligiosa era una linea innanzitutto mai negata, sempre attiva, certo, rispetto ai cattolici in alcune fasi in modo sommesso, non tanto credo perché i cattolici erano stati gli oppressi dal regime zarista. Questo vale soprattutto sul mondo del protestantesimo, su cui negli anni 20 i bolscevichi cercano di trovare degli alleati, ma perché aveva questo côté di un'autorità esterna, che era la Santa Sede, che era il complesso, diciamo, delle potenze cattoliche. Ma che questa linea antireligiosa continuasse a essere operativa e continuasse anche a toccare quei pochi cattolici che c'erano nell'Unione Sovietica è una linea permanente, che nel 27 ci sia una recrudescenza, più che una recrudescenza, l'inizio di una nuova ondata di politica antireligiosa è nelle cose e non era ignoto a Roma. Quindi in qualche modo nella durezza della risposta di Gasparri alla richiesta sovietica di continuare le trattative, c'era sì l'influsso della credine di d'Herbigny per la sua esperienza personale fallimentare, ma anche vi era una consapevolezza di un quadro delle realtà religiose in Unione Sovietica per niente favorevole, che non lasciava presagire niente di buono. Giorgio Fabre parla di una fascinazione di Gramsci nei confronti della Chiesa Cattolica, forse bisognerebbe provare a studiare, perché credo che in parte ci sia, e c'è anche nei sovietici, la fascinazione del mondo comunista nei confronti della Chiesa Cattolica, una fascinazione antinomica, cioè che è respingente a volte invece che subisce un fascino di attrazione. Grazie. Grazie, grazie. Mi pare siamo andati in profondità e di questo siamo grati ai relatori che hanno ora parlato. Prego il dottor D'Alessandro di intervenire, gli do subito lo strumento. Ecco qui, grazie. Io ho già avuto modo di parlare
con Giorgio Fabbri di questa sua ricerca alcune settimane fa all'Archivio Centrale dello Stato, quindi all'Archivio Centrale dello Stato, quindi diciamo mi fa davvero piacere poi essere qui a parlarne in questo seminario. E si tratta, l'ha già sottolineato il professor Canfora, di un libro insomma abbastanza denso di 500 pagine, oltre 500 pagine, e in cui l'autore mette a frutto tutte le sue ricerche poi fatte in archivio e su temi e questioni che non sempre sembrano riguardare direttamente la biografia di Gramsci. E questo mi sembra già un punto a favore del volume, questa sua complessità, questo suo approccio alle diverse questioni che riguardano la biografia di Gramsci e il mondo che circonda Gramsci. Mi sembra un approccio ormai fondamentale per le ricerche che negli ultimi anni si stanno conducendo sulla biografia di Gramsci, e mi sembra questo l'unico modo poi di procedere, come stanno dimostrando anche tra l'altro le ricerche, i lavori ricordati già dal professor Canfora dell'edizione nazionale, e di cui d'altronde lo stesso Giorgio Fabbri poi si avvale nel suo volume. Il libro ovviamente offre molto materiale per approfondire la discussione su Gramsci, in particolare ovviamente sugli anni della prigionia e sui tentativi di liberazione susseguitisi dopo l'arresto. Si tratta di temi, lo sappiamo, per un pubblico che in qualche modo segue anche un po' più lontano le vicende, gli studi sulla biografia di Gramsci, si tratta di temi ripetutamente trattati e oggetto anche delle più accese controversie tra chi si è occupato della biografia di Gramsci, anche perché nessuna di queste azioni poi si concretizzò effettivamente. E si tratta sostanzialmente di una storia di fallimenti, e spesso trattata e pretesto per trarre delle conclusioni abbastanza disinvolte. Al centro dell'indagine del volume ci sono ovviamente i due maggiori tentativi, che quello dell'autunno del 27, su cui ci siamo già soffermati prima e sono soffermati prima i precedenti relatori, che avrebbero dovuto condurre tramite la mediazione del Vaticano ad uno scambio di Gramsci e Terracini con due sacerdoti imprigionati in URSS, e poi quello definito da Gramsci il tentativo grande, che diciamo si basava su un possibile mutamento della condizione carceraria in seguito all'amnistia del 1932, l'amnistia del decennale, e grazie alla quale poi si sarebbe potuto aprire una strada per chiedere un espatrio da parte dell'Unione Sovietica a Mussolini a causa delle cattive condizioni di salute di Gramsci. Si tratta di vicende note agli studiosi e sulle quali diciamo un grosso contributo è stato dato qualche anno fa dal libro di Giuseppe Vacca, Vite e pensieri di Antonio Gramsci. Però Fabbri riprende quelle vicende e le arricchisce sviluppando la sua indagine verso diverse direzioni, arricchendola di nuova documentazione. Ovviamente sono stati richiamati anche i precedenti lavori di Fabbri, quelli sull'antisemitismo e sullo spionaggio fascista, e in cui appunto Fabbri ha già dimostrato la sua capacità di sapersi muovere negli archivi e la sua perizia tra le carte. E se si vuole venire a capo di tutte le questioni che intersecano la vita di Gramsci in questo periodo, ripeto, non è possibile procedere altrimenti. D'altronde, sebbene al centro dell'indagine vi sia la vicenda detentiva carceraria di Gramsci, in realtà questa vicenda si intreccia con tutta una serie di altre storie. Cioè, in primo luogo è evidente nel libro la storia del Partito Comunista Italiano, c'è la storia degli apparati repressivi fascisti, c'è la storia della classe dirigente fascista che in qualche modo si intreccia con la biografia di Gramsci, c'è la politica estera di almeno tre paesi, l'abbiamo detto, quella dell'Italia, quella dell'Unione Sovietica e quella del Vaticano, e c'è la storia dell'antifascismo, dell'antifascismo e del comunismo legato al Comintern, dell'antifascismo europeo e del comunismo internazionale. E insomma, diciamo, mentre Gramsci rimane chiuso per oltre 10 anni in carcere, intorno a lui c'è un mondo che si muove, e Giorgio Fabbri prova in questo libro, diciamo, in qualche modo a districare questa ingarbugliata matassa, provando a far quadrare cerchi che non sempre trovano e probabilmente forse mai troveranno la loro quadratura. In ogni caso,
pur nella consapevolezza che molte delle risposte arriveranno solo quando si apriranno gli archivi dell'NKVD, gli archivi del e quelli non si apriranno mai probabilmente. Quindi del Commissariato del Popolo per gli Affari Interni, che sono appunto ancora chiusi alla consultazione e non sappiamo quando si apriranno, le tesi di fondo intorno a cui ruota il volume appaiono salde e mi sembra che... Scusami, io ho scritto, ho provato, eccetera, loro hanno risposto che è tutto negli archivi del Comintern, e cioè che loro quindi il Ministero dell'Interno non c'hanno niente, no? Invece il Ministero degli Esteri è veramente irraggiungibile, cioè soltanto... paio di persone insomma sono riuscite a vedere. Per non tornare sull'argomento, lì hanno era una spudorata menzogna, certo, per sì, quanto sì. Riguarda il Ministero degli Esteri le risposte sono sempre menzogne più sofisticate, perché ti dicono: sapete chi può venire a Mosca? Gli archivi sono aperti, si va a Mosca e ti danno quello che vogliono. Dopodiché è ovvio che ci sono le carte di Potemkin. Non c'è accesso agli inventari. No, gli esteri, perché gli inventari sono a discrezione. No, ma è peggio, perché se tu mandi la collocazione precisa che sai da un altro documento, proprio ti rispondono che non c'è. Esatto. Sì. Oppure si prendono il tempo per levare sì. delle carte e mettere delle. Ma sono esperienze di lavoro. È evidente che ci sono sistemate le carte delle ambasciate. Per quanto riguarda l'ambasciata italiana e anche quella francese, e per quanto riguarda Gramsci, Potemkin è una figura centrale. Ti dico: no, non è vero, non è possibile. Ecco, questa è la situazione. Quindi. È una parte della lotta per la libertà sostantiva. Non c'è dubbio, è una lotta grandissima. Diciamo che nonostante la chiusura degli archivi, diciamo comunque. Poi verremo ai meriti di questo lavoro sotto questo profilo. Ancora chiusa la consultazione, diciamo le tesi di fondo su cui ruota intorno a cui ruota il volume appaiono, mi sembra che appaiono salde e si rafforzano nel corso di tutta la narrazione. Intanto la prima è che i sovietici, o meglio alcuni loro agenti e diplomatici, si impegnarono ripetutamente per ottenere la liberazione di Gramsci. La seconda è che fu lo stesso Gramsci, attraverso la cognata Tatiana Schucht, il vero e ostinato regista delle sue dei tentativi di liberazione, nonostante partisse, a causa della sua condizione detentiva, da alcune considerazioni che non sempre poi rispondevano alla realtà. E ovviamente nel poco tempo che abbiamo non posso rendere conto di tutti gli aspetti di questa ricerca, e né tantomeno sono poche le questioni e le novità e gli elementi di riflessione che meriterebbero di essere prese in considerazione, e io stesso non ho tutte le competenze per trattare tutte le questioni affrontate nel volume. Quindi mi limiterò a soffermarmi ovviamente su alcuni dei numerosi temi trattati e su quelli che a me paiono intanto dei punti di forza del volume, poi su quelli che effettivamente possono essere una pista per continuare le ricerche, e su quelle che poi mi hanno lasciato anche un po' perplesso. Diciamo, un punto di forza del volume è stato già affrontato dal professor Rocucci, e certamente la rilettura del primo tentativo di liberazione all'interno di questa più grande trattativa per ottenere il riconoscimento della libertà religiosa in Unione Sovietica. E il fallimento di quest'ultima trattativa, sostiene Fabre, è anche l'inevitabile fallimento dell'altro, per quanto poi su quelle che sono le effettive responsabilità che portarono alla conclusione di questa trattativa, l'autore mi sembra abbastanza prudente, emerge poi dal volume in più punti. Da una parte abbiamo il Vaticano,
che non sembrò avere poi la reale volontà di portare avanti questa trattativa. Dall'altra parte abbiamo l'Unione Sovietica, per cui Fabre si chiede se l'accorpamento di entrambe le trattative non sia altro che, lo definisce un machiavellico tentativo per far fallire la prima a costo di sacrificare anche la seconda. E nel mezzo di questa trattativa abbiamo Mussolini, il quale non sembra avere alcuna intenzione di lasciare i capi, di liberare i capi comunisti. Certezza invece sembra esserci su quello che è il termine ad quem, diciamo, della trattativa, cioè il dicembre 1927, parliamo della trattativa per la liberazione dei detenuti, con una conseguente presa d'atto dell'autore su ciò che questo termine implica anche rispetto alla lettera di Grieco del febbraio del 1928, che ne potesse pensare Gramsci in carcere, diciamo, durante il suo periodo della detenzione. È evidente che la lettera non ebbe alcuna influenza sull'esito di questa trattativa. Diversa invece è l'opinione di Fabre sulle implicazioni che la lettera ebbe rispetto al processo, agli esiti del processo. Fabre, lo cito, dice che la lettera costituì una prova in più ai giudici del Tribunale Speciale per aggravare la pena. Quindi viene in qualche modo data per certa che viene dato per certo che la lettera abbia danneggiato Gramsci, anche se poi in un altro passaggio, diciamo, questo giudizio viene un po' più ridimensionato, mi sembra, e soprattutto lì dove parla esplicitamente di un rischio di danneggiarlo. E qui si pone, diciamo, un mio primo quesito, anche rispetto alle ricerche che ho potuto condurre in passato su questo tema. Mi sembra infatti che nell'affrontarlo forse sarebbe stato più opportuno tenere presente alcune considerazioni ormai consolidate nella letteratura sul tema e di cui sicuramente Fabre è a conoscenza. Intanto che la commissione istruttoria aveva già emesso la sua sentenza prima che la lettera arrivasse. La seconda è che la lettera non fu messa agli atti del processo, quindi il motivo per cui poi influì sul processo e diventa più difficile capirlo. E la terza è che il Tribunale Speciale non aveva assolutamente necessità, a mio giudizio, della lettera di Grieco per dimostrare che Gramsci, Scocimarro e Terracini erano i maggiori dirigenti del partito. Su questo una certezza viene anche dalla documentazione conservata all'Archivio Centrale, i telegrammi tra il Ministero dell'Interno e i prefetti di tutta Italia, in cui Gramsci già dal 24 viene dato come il segretario del partito, insomma. Una peculiarità invece della ricerca di Fabre è l'affresco dei numerosi personaggi, molti semi sconosciuti, insomma, diciamo, anche a chi si occupa della biografia di Gramsci, soprattutto russi, che ruotano intorno ai tentativi di liberazione per tutto il periodo della sua detenzione. Si tratta di attori comprimari di una vicenda complessa in cui non fu marginale nemmeno il ruolo di spie, informatori e personaggi, diciamo, da un profilo quantomeno sfuggente. A proposito di uno di questi funzionari, il polacco Aaron Wisner, una vecchia conoscenza di Gramsci che negli anni 30 collaborava con Molotov, Fabre riporta in appendice al volume una relazione dei carabinieri della compagnia di Bari, in cui si parla di una sua lettera a Gramsci dell'agosto del 1932. Dell'agosto del 32 ritenuta dispersa. In realtà la lettera fu consegnata al detenuto il testo lo conosciamo perché ho avuto modo di ritrovare, di vedere questa lettera tra le carte dell'archivio Antonio Gramsci, che è consultabile messo in consultazione, insomma, diciamo, ormai da qualche anno. E comunque la cosa importante è che nella lettera Wisner ricorda il periodo trascorso con Gramsci a Torino, quindi, diciamo, in qualche modo, ma in realtà cosa provava a fare lì Wisner? Provava
a sondare effettivamente la possibilità che Gramsci aveva di comunicare con l'esterno. E anche lì è forse un aspetto, questo insomma diciamo dico più per inciso, un aspetto su cui forse bisognerebbe cimentarsi un po' di più. Anche in questa lettera si chiede a Gramsci se legge e se può ricevere libri. Anche qui come nelle lettere di Grieco, quindi diciamo è una costante su cui forse bisognerebbe riflettere, i libri come mezzo di comunicazione per comunicare tra il detenuto e l'esterno. E poi Wisner conclude la lettera rispondendogli, chiedendogli di rispondergli quanto prima, diciamo. Da questo punto di vista condivido poi le tue conclusioni, anche se le hai lette tramite la relazione dei carabinieri, cioè che la lettera fosse un segnale. Scrivi tu che a Mosca ad alto livello non ci si era dimenticati di lui, diciamo rientriamo comunque nel, e d'altronde fu lo stesso Togliatti nei suoi colloqui avuti con la Blagojeva, la segretaria di Dimitrov, durante l'inchiesta promossa dopo la morte di Gramsci, fu lo stesso Togliatti a parlare di Wisner come di un soggetto presente nella trattativa per la liberazione, attivo nella trattativa per lo scambio dei prigionieri. E un altro elemento insomma, su cui volevo richiamare l'attenzione è la ricostruzione del ruolo non secondario avuto dal senatore Mariano D'Amelio in questa, nei tentativi di liberazione, e soprattutto il suo attivismo tra il 33 e il 34 per arrivare all'ottenimento della libertà condizionata. Mariano D'Amelio era allora il primo presidente della Corte di Cassazione. Dino Grandi, che poi fu ministro della giustizia, lo definisce una specie di dittatore del nostro diritto. Quindi non a caso il nipote di D'Amelio, Sraffa, si rivolge a lui e lo interpella per coinvolgerlo in questa trattativa. Quindi diventa persuasiva poi la lettura che fa Breda sul fatto che D'Amelio coinvolge intanto il direttore degli istituti di previdenza e pena, quindi Giovanni Novelli, e poi il vice procuratore del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, Sbalzano. Diciamo, parliamo di una piccola macchinazione, no? Ai danni organizzata dai vertici dello Stato ai danni dei suoi apparati fascisti. Una macchinazione tra l'altro non insolita in quegli anni in cui si tentava di costruire lo Stato fascista. Richiamo solamente il conflitto che avvenne nel momento in cui fu istituito il Tribunale Speciale, il conflitto tra la componente militare e la componente politica all'interno, in cui la componente politica rimprovera la componente militare dicendo vi dilungate troppo nei procedimenti. Nella componente penale rientra anche il giudice istruttore Enrico Macis, giudice istruttore del processo a Gramsci, e vengono accusati i militari di dilungarsi troppo nei procedimenti. Bisognava essere più sbrigativi e di non capire, non avere assolutamente la capacità di capire il fondamento politico del reato per cui gli imputati venivano accusati. E d'altronde i militari nel corso degli anni saranno in qualche modo sempre più marginalizzati all'interno del Tribunale Speciale e sostituiti da magistrati anche più fedeli e non necessariamente militari. Un ultimo aspetto è sicuramente, che è centrale anche nel libro, è l'atteggiamento del Partito Comunista. L'autore prova, insomma, Fabre prova a ritessere un po' le trame, soppesando implicazioni, errori e difficoltà di fronte ai quali il partito si trovò nel gestire l'intera vicenda, stretto com'era tra le richieste di Gramsci, che puntavano a mettere in qualche modo la sordina ad una conduzione senza clamori delle trattative, e la propaganda internazionale per la liberazione dei detenuti dalle carceri fasciste voluta dai partiti antifascisti europei e dagli stessi vertici del Comintern. Su questo aspetto è interessante sicuramente il richiamo che Fabre fa al paragone tra la campagna per la liberazione di Gramsci organizzata all'estero e quelle condotte per liberare gli altri antifascisti, in particolare quelle nelle carceri tedesche. E mi riferisco in questo caso al segretario del Partito Comunista Tedesco, Thälmann, per il quale
di fronte alla richiesta di liberazione, come allo stesso modo come è avvenuto con Gramsci, i nazisti misero davanti la necessità di arrivare alla chiusura del processo. In realtà poi sappiamo che Thälmann rimase nel campo di concentramento e morì nel 1944 nel campo di concentramento di Buchenwald. Oppure il paragone con il famoso processo di Lipsia a Dimitrov, il dirigente comunista bulgaro, poi segretario dell'Internazionale Comunista, accusato dell'incendio del Reichstag del 1933. Su questo non conosco in maniera approfondita tutti gli aspetti di questo processo, su cui giustamente Fabre si sofferma, ma sarebbe certamente utile approfondirlo in una prospettiva, diciamo così, analogica con quello di Gramsci, quantomeno per rilevare eventuali aspetti comuni o eventuali differenze anche rispetto al contesto nel quale i due processi furono celebrati. Non so quanto Gramsci fu poi effettivamente indotto a rileggere, come sostiene Fabre nel volume, a rileggere in termini critici la conduzione del proprio processo dopo aver saputo degli esiti del processo della liberazione di Dimitrov al processo del febbraio del 34, e non solo di Dimitrov ma anche degli altri due dirigenti bulgari. D'altronde il processo, anche perché il processo a Dimitrov ebbe un grande impatto mediatico e, come ricorda lo stesso Fabre, fu assistito da ben 5 avvocati. Mi sembra però che qualsiasi tipo di paragone che Gramsci abbia potuto fare tra il suo processo e quello di Dimitrov forse non reggere, non sembra avere delle basi solide, intanto perché il processo di Lipsia è del febbraio del 24 e fu 34. Del 34 fu uno degli ultimi processi politici condotti dalla magistratura ordinaria in Germania, anzi proprio in seguito agli esiti di quel processo Hitler decise, fu uno dei motivi per cui decise di istituire il Tribunale del Popolo, che viene istituito poi nell'aprile, quindi ben 2 mesi dopo degli esiti del processo. E a differenza dunque di Gramsci, condannato da un tribunale speciale, Dimitrov poteva usufruire dei difensori e poteva dare clamore mediatico al suo processo proprio perché ancora poteva in qualche modo usufruire di quei diritti fondamentali garantiti in uno stato di diritto. Con la costituzione del Tribunale del Popolo non so quanto Dimitrov avrebbe potuto fare quello che poi ha fatto, quindi diciamo forse il paragone regge più con il processo a dirigenti comunisti del 23, dove anche lì i dirigenti comunisti vengono processati da una magistratura ordinaria, nonostante il fascismo sia ancora al potere, nonostante la diretta dipendenza della magistratura dall'esecutivo. Forse un paragone questo più pertinente. Sì, 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 no, ma infatti ho detto non so quanto può essere, pertinente una pista questa poi da seguire, insomma, poi viene ripresa nel volume, quindi mi avvio alla conclusione, perché dalla lettura complessiva del volume mi sembra che si tragga l'impressione che la narrazione si sviluppa lungo un doppio registro, non so se voluto o meno dallo stesso autore, che da una parte c'è quello proprio dello storico, richiamato anche dal professor Canfora, che ne caratterizza poi il nucleo centrale del volume e di cui fanno parte alcuni dei temi che io ho richiamato. E poi vi è un altro registro, insomma, un altro registro diciamo un po' più addensato nella parte iniziale e finale del volume. Si tratta di parti che non mi sembrano dialogare, non tanto diciamo nel merito delle questioni, quanto per il metodo forse assertivo utilizzato
in particolare per quanto riguarda l'utilizzo di fonti più o meno certe per suffragare insomma delle tesi. Diciamo, ciò vale, almeno questa è l'impressione che ne ho ricavato, vale sia per la parte del volume in cui l'autore si dilunga e si sofferma sulle ricerche condotte su Gramsci da Spriano. Spriano, mi sembra, l'impressione che ne traggo è che Spriano venga in qualche modo decontestualizzato dal contesto in cui egli lavorava, dal contesto delle sue ricerche, delle ricerche che all'epoca si stavano conducendo, e mi sembra che si chiedano a Spriano delle risposte a domande che difficilmente lui avrebbe potuto dare all'epoca, che invece sono domande dell'oggi e frutto di una ricerca che è andata avanti per 40 anni, diciamo. E quindi mi sembra che in qualche modo lo si condanni un po' sbrigativamente come uno storico di partito, dimenticando anche insomma un po' le polemiche, no, nate dalla pubblicazione dei suoi volumi proprio all'interno del partito stesso, in qualche modo. D'altronde la figura di Spriano, insomma, almeno è questo che è emerso anche dal convegno che è stato fatto non più di 2 anni fa all'Università La Sapienza sulla figura di Spriano. E allo stesso modo mi è incuriosito anche la parte del volume in cui si accusa Natta di essere stato, ci cito dal volume, il responsabile vero di alcuni interventi politici e occultatori che furono operati sui documenti riportati da Mosca nel marzo del 1988, già richiamati in precedente, riguardanti la liberazione di Gramsci. Questi documenti, lo ricordo, furono poi pubblicati dopo la morte di Spriano, immediatamente dopo la morte di Spriano, nel libretto L'ultima ricerca di Paolo Spriano. E diciamo, l'intervento, tra virgolette, di Natta sarebbe avvenuto, mi sembra di capire poi dal volume, nella fase di traduzione dal russo all'italiano, grazie ad un traduttore definito di fiducia, al quale Natta affidò i documenti in russo mai più ritrovati. E su questo aspetto che mi ha incuriosito, ho provato a vedere un po' di carte nel fondo Natta presso l'archivio storico della Camera dei Deputati e alla Fondazione Gramsci, e da quello che ho potuto trovare mi sembra che emerga insomma un po' una lettura un po' diversa, in cui emergono più i risvolti umani, diciamo, di questa vicenda, in cui non ci sono misteriosi traduttori di fiducia, come poi è stato richiamato anche da alcuni articoli di giornale, ma mi sembra che emerga più la volontà di Natta di ritessere un po' le fila di questi ultimi mesi, dei mesi trascorsi dopo, successivi all'infarto avuto nell'aprile del 1988. Mi ha colpito, ne leggo uno stralcio, mi ha colpito una lettera inviata da Natta a Gerratana nel dicembre dell'88, quindi siamo 2 mesi successivi alla pubblicazione del volume L'ultima ricerca di Paolo Spriano. Le cancellature, diciamo così, su cui io ho continuato a interrogarmi, continuo a interrogarmi, sono precedenti all'aprile del 1988, perché sono state consegnate ad Andreotti, e quindi non. No, è Natta però si chiede di questi documenti e quindi prova anche lui a cercare questi documenti, e quindi diciamo diventano un rovello di Natta. È davvero impressionante. Lui scrive a Gerratana: la storia di questi documenti che ho portato alla fine di marzo da Mosca mi sta facendo un po' impazzire. Le cose certe sono che i documenti erano in russo, quindi questo diciamo ce lo dice Natta, che io li ho fatti tradurre dalla sezione esteri, e mette tra parentesi il traduttore Bernardini. Rubbi dice, ed io non ne dubito affatto, che a me sono stati riconsegnati gli originali e la traduzione. Certo è che io ho parlato con Spriano e che ho consegnato a lui senz'altro la traduzione italiana. Dopo l'infarto io sono tornato a Roma a settembre, e solo dopo questa vicenda ho cominciato a riordinare tutte le mie carte. Finora non ho trovato questa cartella che ho provato a cercare anche io e non ho trovato, se non dei documenti, le
traduzioni in italiano. Certo rimane il fatto, rilevato comunque dall'autore, che la versione russa di questi documenti non è stata ancora ritrovata, ma credo che diciamo solo dopo aver trovato gli originali documenti in russo possiamo avanzare forse delle ipotesi anche su eventuali sbianchettature. No, annerimenti. E rimane da capire, come rileva anche Fabre, come mai la lettera del maggio del 37, che è un'altra delle questioni che pone Fabre nel libro, la lettera del maggio del 37 riportata da Natta da Mosca non è stata poi pubblicata nel volume L'ultima ricerca di Paolo Spriana. È Natta stesso a chiedersi come mai questa lettera poi non fu pubblicata, come emerge dallo stesso volume. Su questo, come ho potuto constatare, gli archivi non danno alcuna risposta, perché la lettera non è presente nemmeno nel fascicolo di Spriano, nel fascicolo delle carte di Spriano che aveva sulla scrivania e che poi sono stati, il cui risultato poi è appunto questo libro, L'ultima ricerca di Paolo Spriano. Certo è che fu lo stesso Spriano a consegnare questa lettera con tutte le altre ad Andreotti per consentire ulteriori ricerche all'archivio del Ministero degli Esteri, ed è nell'archivio Andreotti che la lettera è trovata nell'archivio di Andreotti. Spriano lette queste carte da Andreotti per chiedere ulteriori ricerche presso il Vaticano. E anche al Ministero degli Esteri, perché allora era Ministro degli Esteri. Ed è nell'archivio Andreotti che Fabre poi... Il Ministero degli Esteri ha fatto la telefonata. Quindi infatti ci sono le carte sul Ministero degli Esteri, su questo scambio. Ed è lì poi che è stata rintracciata nell'archivio Andreotti. È difficile poi formulare delle ipotesi. Mi sembra da escludere che ci fosse una volontà di occultare questa lettera, perché fu consegnata ad Andreotti, e poi perché il testo sostanzialmente non nasconde nulla di straordinario, se non altro, lo dico per il pubblico, è una comunicazione tra funzionari dell'ambasciata dell'Unione Sovietica per chiedere informazioni sulla possibilità di reperire le carte di Gramsci e gli effetti personali immediatamente dopo la morte. Parliamo di una lettera del maggio del 1937, forse è andata semplicemente dispersa nelle varie fasi di copiatura è difficile dirlo. In ogni caso la possiamo leggere grazie alle ricerche di Giorgio Fabre, perché adesso... Soprattutto all'archivio Andreotti. All'archivio Andreotti. Bellissimo archivio. Perché è pubblicata nell'appendice al volume. 10 anni al Gramsci, perché Andreotti me le donò nel 2004 quando venne a fare la sua testimonianza al convegno sotto gli atti del suo tempo. E non avete pubblicato? Non è che c'è tutte le carte che abbiamo, le dobbiamo pubblicare. Chi vuole viene, se ne viene a vedere. Stanno lì da 10 anni. Passa parola. Anche di più, cioè siamo, mi pare, andati ancora più in profondità. Il fatto stesso che siano sorte domande ulteriori dimostra che questo autore dovrà mettersi a scrivere un altro libro di altre 700 pagine, mi pare evidente a questo punto, ma egli sicuramente ne avrà la tenacia. E chiedo però al professor Bacca a questo punto di dire il suo pensiero, scegliendo il punto di osservazione che preferisce. Anch'io penso che la discussione già a questo punto ha messo sul tavolo alcuni elementi per la prosecuzione del lavoro di Fabre, che però grazie al lavoro fatto finora non richiederà, secondo me, un libro di 5 anni. No. In un anno un libro di 150 pagine. Ecco. Allora, dato l'incipit di questo nostro incontro, mi riferisco alle prime parole del Presidente Gallo, mi corre l'obbligo di dare qualche informazione. Altri due volumi dell'edizione nazionale di Gramsci
degli scritti di Gramsci sono in tipografia e saranno a disposizione del pubblico gennaio-febbraio dell'anno 21, e sono in particolare gli scritti del 1918 curati da Leonardo Rapone e la dispensa di glottologia curata da Giancarlo Schirru. Entro il 2016 uscirà anche il primo volume degli scritti a cura di Giuseppe Guida, riguardante il periodo 10-17. Nel 2017 usciranno con certezza due volumi dedicati ai carteggi paralleli, e cioè Sraffa, Tania, Sraffa Gramsci attraverso Tania, curato da Nerio Naldi, e lo dico anche perché siccome il curatore è qui e dopo questo sputtanamento non potrà perdere altro tempo, deve essere preciso nei tempi perché dobbiamo pubblicarlo entro il 2017, e anche il carteggio russo di Tatiana, curato da Rossana Platone, che è anche qui e che è più, ancora più avanti rispetto al carteggio Sraffa. E infine i quaderni miscellanei, che sono già pronti nei testi, già revisionati. Si tratta di lavorare un annetto per l'apparato. Dovere burocratico, la cosa che più mi compete, che mi sta a cuore. Seconda cosa, questo libro di Giorgio ha un merito straordinario per la quantità e la qualità dello scavo svolto in più fonti, in più luoghi, e cioè non solo l'Archivio Centrale dello Stato, di cui si è parlato principalmente finora, ma anche gli archivi segreti vaticani, o l'archivio segreto vaticano, come si suol dire, aperto da un po' di anni per il periodo in questione, e mai così esplorato a fondo, soprattutto rispetto alle questioni che Fabre ha affrontato, e che non sono solo quelle dello scambio mancato di Gramsci, ma anche, come è stato ampiamente illustrato, quello della politica sovietica del Vaticano, della politica russa del Vaticano, ed ancora l'archivio del Ministero degli Esteri. Dico subito qualche cosa di merito del perché sono molto importanti queste fonti, ed è molto importante che il lavoro che lui ha fatto e che nessuno aveva fatto mai finora, comunque in questa misura e con questa qualità, perché questo ci consente di sapere molte più cose di quante sapessimo finora, stando al tema specifico del mancato scambio di Gramsci, su alcuni personaggi chiave di questa vicenda. Innanzitutto su un personaggio di cui qui finora non si è parlato, sebbene nei passati decenni si è parlato fin troppo e si continua ancora a parlare fin troppo. Sto parlando di Atos Lisa, compagno di Gramsci nel carcere di Turi, è diciamo capofila del processo a Gramsci per deviazione dalla linea, che cominciò, ma per fortuna fu fermato, nell'autunno del 1930. Non vi voglio parlare a lungo di questo personaggio, ma di questo personaggio poi, immediatamente dopo la morte di Togliatti, uscì un primo memoriale con un impeccabile diciamo inquadramento storico-filologico di Franco Ferri su Rinascita, ma poi ne uscì un po' più avanti l'intero memoriale con una prefazione del tardo Terracini, molto fantasiosa come era il tardo Terracini, e che quindi ha fatto da allora di questo testo uno dei testi, se non il testo fondamentale per ricostruire questo aspetto e questo momento della biografia di Gramsci in carcere, creando una serie di disastri, mentre erano e sono state sempre più a disposizione le fonti per farlo senza creare disastri, e cioè gli stessi quaderni e i carteggi. E quindi è bene sapere un po' i contorni di questo personaggio, non morali, non si tratta di questo, ma
cos'era la qualità di questo personaggio, che cosa poteva capire delle vicende in cui veniva a trovarsi. Era un, nel linguaggio del partito e della gloriosa tradizione comunista da cui io provengo e a cui continuo ad appartenere, sia pure a titolo individuale, si dice un bravo compagno, per di più incarcerato un anno e mezzo dopo essere arrivato al partito di Gramsci, venendo dai terzini, cioè dai massimalisti. Quanto potesse capire della politica di Gramsci, per quanto mi riguarda, io credo quasi nulla. E quindi il modo in cui riferiva e trascriveva va letto tenendo conto di chi era Toslisa. Chi era Toslisa? C'è un capitolo perfetto dove si riesce a ricostruire finora quanto finora non era stato mai fatto, per capire la dimensione, la modestia del personaggio e quindi avere elementi filologici per essere ancora più certi che delle fonti memorialistiche, soprattutto se molto postume e molto tardive, è bene diffidare e possibilmente fare a meno. Infine, questo libro si chiama Lo scambio, come Gramsci non fu più liberato. Ecco, allora in questa vicenda, innanzitutto, dopo tutte le cose molto dense che avete ascoltato, io mi sento punto ad aggiungerne subito una di carattere metodologico. Di scambio in senso proprio, per quanto riguarda la vicenda della mancata liberazione di Gramsci, dai giorni immediatamente successivi all'arresto, perché il problema si pose immediatamente dopo l'arresto, per ovvie ragioni che richiamerò fra breve, e il 37 quando muore, di scambio si può parlare solo in due casi. Sebbene il problema e la possibilità teorica che Gramsci venisse liberato da Mussolini dopo essere stato arrestato, non so quando fondata storicamente, però fosse all'ordine del giorno dal giorno stesso dell'arresto. Io dico del tutto infondata, ma poi concluderò su questo problema, che secondo me è fondamentale adesso se vogliamo fare ulteriori passi avanti dal punto di vista storiografico nel trattare questa materia. Il primo è quello del 27, di cui si è ampiamente parlato, e che si chiude, tra virgolette, non è vero che si chiude. Si chiude con la risposta che è stata appena ricordata, aspra, di Gasparri. Niente, una risposta puramente burocratica, che dice, vabbè, Mussolini ha risposto che ne parliamo dopo che il processo è concluso. Innanzitutto perché è ovvio e banale che dovesse essere così. Non perché Mussolini, volendo, non avrebbe potuto accedere alle richieste di scambio anche pendente il processo, ma perché per avere una valutazione dei pesi dello scambio ci vuole prima la condanna, che naturalmente, ci sono tutti gli elementi ormai probanti per sapere che fino a marzo poteva essere alla detenzione e non alla restrizione vera e propria, e reclusione, e quindi contenuta e con maggiori possibilità di atti di liberalità o di scambio. Poi sappiamo benissimo che il processo viene rifatto dopo l'attentato alla Fiera di Milano al re, che è una strage di decine di persone, e dopo la decisione di spostare tutta l'attenzione e l'attribuzione di responsabilità sui comunisti che non c'entravano niente, l'ipotesi più probabile, anche secondo Lorenzo De Felice, che fosse un'ala dissidente repubblicana del fascismo milanese molto legata a intrecci affaristici, che aveva fatto questo atto contro Mussolini, al quale Mussolini deve ricorrere irrigidendo immediatamente le maglie
della costruzione dello Stato di Polizia, perché di questo si tratta, siamo all'inizio della vita del Tribunale Speciale, che è lo strumento non solo giuridico ma anche simbolico fondamentale della costruzione dello Stato di Polizia, cioè di quell'elemento fondamentale dello Stato totalitario, come si dice a partire dal 25-26. E quindi è chiaro che qualunque atto, qualunque decisione fosse da assumere, è interesse di Mussolini assumerla dopo che il processo è concluso. Innanzitutto perché Gramsci è l'imputato numero uno di un processo che è un processo contro la centrale comunista. In secondo luogo perché l'esemplarità del processo e delle pene, che poi così risulterà alla fine per tutti, è diciamo simbolicamente costitutiva dello Stato di Polizia. In terzo luogo perché se scambio avesse dovuto esserci, il peso sulla bilancia, metti che fosse stato già condannato a 20 anni eccetera, era consistente e quindi la controparte doveva essere disposta a qualcosa di equivalente. È stato già detto quasi tutto su questo, in particolare le considerazioni di Roccucci sono, per quanto mi riguarda, esaustive. Io penso che si può aggiungere qualche cosa se ci si domanda o se ci si ricorda di come nasce questa idea di tentativo di scambio. E appunto non a caso nel 27, per le ragioni, perché un sacerdote che è il cappellano del carcere di San Vittore, del carcere di Milano, fa arrivare a Gramsci, non si sa se direttamente o indirettamente, la notizia che viene presa molto in considerazione, perché il cappellano ha un'alta considerazione dei suoi legami col Vaticano, ci sarebbe la disponibilità, un interesse ad uno scambio con dei sacerdoti detenuti in Russia, e ovviamente Gramsci ci si aggrappa. Non ha valutato bene in che guaio si andava a mettere, adesso semplifico, cioè in che matassa complessa e improbabile si andava a mettere. Aveva elementi sufficienti per valutare la solidità della connessione fra il tipo di trattativa che sulle questioni che sono state già ricordate era cominciata già da qualche anno fra il Vaticano e l'Unione Sovietica e il codicillo di metterci dentro la questione di Gramsci da liberare attraverso scambio di prigionieri. È chiaro che è la prima occasione che gli si presenta e lui la coglie, come avrebbe fatto qualunque prigioniero che lotta per la sua liberazione. Non solo, ma la coglie come? Innestando un'azione del partito prima che dell'Unione Sovietica. Perché chi raccoglie questa informazione che attraverso Sraffa passa dal carcere di San Vittore al centro estero del partito a Parigi, o comunque dove era in quel momento, perché era ancora non stabilito, girava attraverso Sraffa, e Gennari, che scrive, e scrive al Comintern dicendo che c'è questa possibilità e che il partito italiano, e il Comintern avvia. Ed è giusto dire a questo punto Mosca, non perché già ci sia questa totale identificazione fra il Comintern e Mosca, anche se ci siamo già molto vicini, perché con la vittoria di Stalin ovviamente il Comintern cambia completamente natura, però per ragioni strutturali. La vittoria di Stalin nel 26, nell'estate del 26, la sua vittoria politica dentro il partito e l'ascesa al potere. L'autorizzazione a procedere nella trattativa, che a questo punto però ha
avviata dal Partito Italiano e dal Comintern e tra Stato e Stato, avviene attraverso una decisione dell'ufficio politico, compreso il compagno Baffone. Piacerebbe saperlo però, perché dovrebbe essere così, ma i documenti... Ci sono sufficienti elementi, ci sono sufficienti elementi per sapere che è passato da un ufficio politico al quale può darsi che quel giorno avesse la diarrea e Stalin non c'era. Impossibile. Ma io penso che impossibile che abbia mai avuto la diarrea, io questo penso, quindi, data la mia sconfinata ammirazione per Stalin, penso che non abbia mai avuto diarrea. Infatti sapete tutto qual è la definizione elegante, certo. È culo di pietra, questo. Quindi quando Mussolini risponde non corre pericolo di vita, non corrono pericolo di vita, e fino a che il processo non è concluso, io devo aspettare che il processo sia concluso, e questo dato viene comunicato, è ovvio che la vicenda Gramsci appesa a questa filiera di trattative assume la dimensione giusta, che la Chiesa se può fa qualche cosa, ma non è che è così importante e dirimente per la sua politica sovietica quello che può riuscire a fare su Gramsci, tanto più che siamo a febbraio del 28 nel fervere con motus infine velocior delle trattative per i patti lateranensi, che sono un'assoluta priorità nei rapporti con Mussolini. L'altra... Però Tacchiventù è tagliato fuori. Mentre qui gioca... Tacchiventù è tagliato fuori. È certo, è certo. L'altro caso di mancata liberazione, ma a seguito di un rapporto che si può definire come tentativo di scambio, è quella già ricordata del 33-34, anzi, che però è per iniziativa dello Stato italiano verso lo Stato sovietico, perché l'ambasciatore Attolico, non solo come persona, ma come alto funzionario del governo fascista, era interessato evidentemente non solo per sé ma per il governo italiano alla liberazione di una donna detenuta nelle carceri sovietiche e propone una trattativa di scambio. E quando c'è il primo contatto fra il plenipotenziario italiano, funzionario dell'ambasciata a Mosca, e il plenipotenziario sovietico, che è questo benedetto Weinberg, su cui si sa poco, o meglio si sapeva molto poco, adesso si sa abbastanza grazie a Fabre, questo è uno dei meriti, quello che lui riesce a ricostruire dei figurini e degli identikit di personaggi chiave della rete sovietica, che sono tutti funzionari dell'NKVD. Ma noi questa cosa ci impressiona. L'NKVD è il Ministero degli Interni. In uno stato di polizia, qualunque altro ministero non può che essere subordinato al Ministero degli Interni, il quale ha compiti fondamentali di intelligence anche su tutto l'insieme degli apparati, e poi non solo di intelligence. Naturalmente questo è un passaggio molto interessante, perché è innescato probabilmente da due fonti. Da un lato a Mosca si è attivata Giulia Schucht, grazie a imbeccate del marito, che dopo l'amnistia ha avviato, ho cercato di avviare, il lavorio per quello che Leonardo Pompeo ha ricordato, Gramsci stesso chiamerà in una lettera fiume di Tania a Sraffa dell'11 febbraio 1933, il tentativo grande, che non è il tentativo grande perché adesso arriva lo scambio, perché è una fattispecie a formazione successiva, come si lavora per essere sicuri di avere la libertà condizionale, che spetta sì, ma c'è sempre un ampio margine di
discrezionalità, nello stesso tempo sfruttando l'amnistia del decennale, che Gramsci comincia a presentire o comunque ad avere già informazioni un bel po' di tempo prima, ed è la ragione per cui si irrita terribilmente con la cognata che per un anno non riesce ad andare a trovarlo a Turi, perché lui pensava addirittura che si potesse, attraverso l'azione di D'Amelio, in qualche modo negoziare qualche codicillo dell'amnistia che facilitasse l'accorciamento del tempo che doveva decorrere perché lui potesse essere nella condizione di richiedere, perché avente ormai diritto, la libertà condizionale. Altro elemento interessante è che ci sono tutti i documenti, non da molti anni, che l'altra iniziativa parte da Potemkin, che è ambasciatore sovietico a Roma, sul quale però ormai credo che bisogna sottolineare con forza quali profondi rapporti di amicizia familiare ci fossero con la famiglia Gramsci, perché questi saranno testimoniati anche dopo, e del quale non bisogna mai dimenticare che era il numero due del Ministero degli Esteri, cioè era il numero due di Litvinov, ma secondo una letteratura sufficientemente, diciamo, affidabile, anche se non ci sono le prove, era però nel Ministero degli Esteri il numero uno dell'NKVD. Allora è chiaro che un'iniziativa di Potemkin, perché nelle condizioni del 33-34 ci potesse essere uno scambio, è una cosa seria, che probabilmente ha a che fare con le differenziazioni circa il modo di intendere il passaggio dell'Unione Sovietica alla politica di sicurezza comune e all'antifascismo, che poteva anche prevedere qualcosa del genere in un contesto che, secondo interessi reciproci, tendeva ad allontanare l'Italia dalla Germania, tanto che poi se ne firma, sì hai ragione, lì ho sbagliato, non è Litvinov che viene a firmare, aveva firmato Potemkin, ti ringrazio della segnalazione dell'eroe, molto puntuale nel merito. Hai letto tutto proprio. E io sono da questo, è l'unica cosa per cui sono a Mendoliano. I libri si leggono, io, dalla prima all'ultima parola, e si postillano, non arrivando a Carlo Marx che mi strappava i pezzi che voleva. Ecco. Anche da Lambert. Ma io fino a D'Alembert non ci arrivo, scusi. Io. Allora, e quindi quello è un altro tentativo di scambio. Ma come finisce quel tentativo di scambio? Che quando, adesso non ve lo so ricordare tutto, del resto è ricostruito da Fabri, l'avevo ricostruito minutamente io nel mio libro del 2012, quando Weinberg va all'incontro decisivo con Berardis, che è il rappresentante italiano, e si è chiarito già che la richiesta riguarda Gramsci, che l'oggetto riguarda Gramsci, e allora Berardis dice, noi non ve lo chiediamo, se voi unilateralmente, tenendo conto delle condizioni di salute, decidete un atto di liberalità, ma noi non ve lo chiediamo perché non rientra nella nostra politica. Allora, vado rapidamente alla conclusione. Io penso che da un punto di vista storico-storiografico, almeno a distanza di tanti anni dagli eventi di cui parliamo, giovandoci in questo caso della fine di soggetti che in qualche modo con la loro più o meno felice o estenuata continuità condizionavano chiunque se ne occupasse, credo che dobbiamo partire da una domanda metodologica di questo tipo. Premesso che Gramsci è stato arrestato, eccetera, eccetera, eccetera. Premesso che poi le cose sono andate in un certo modo per cui è stato condannato ed è morto, eccetera, eccetera, eccetera. Premesso che, dati i rapporti diplomatici esistenti fra
Mosca e Roma, cioè tra il fascismo e l'Unione Sovietica. L'Italia era stato il primo paese nel 24 credo a riconoscere l'Unione Sovietica, oltre a secolari interessi geopolitici biunifoci tra Russia e Italia, che per fortuna persistono e non sono mai venuti meno, malgrado tutte le oscillazioni della Guerra Fredda, malgrado tutto, perché la geopolitica c'ha la sua, come il vincolo esterno, quello di cui purtroppo non si è potuto discutere avanti ieri sera per mancanza dei fondamentali. E abbiamo presentato un libro insieme, un libro di Rovelli a Bari. Rovelli? Revelli. Ah, vedi, È un rovello per te? Ma è un Revelli? No, che Rovelli a me mi piace di più di Revelli, è tutto qui. E la domanda preliminare secondo me è questa: affrontando questo tema, e premesso che appunto c'erano comunque relazioni mai interrotte, anche se molto differenti nel tempo, e in particolare da quando, avendo finalmente dopo l'ascesa di Hitler al potere, mentre Gramsci pensava che proprio l'ascesa di Hitler al potere facilitava l'interesse dell'Unione Sovietica a differenziare i rapporti con l'Italia da quelli con la Germania, e quindi questa apriva più possibilità di scambio, cosa, come ho detto prima, condivisa da una parte della diplomazia sovietica, quella importante, di cui uno dei capifila era Potemkin, e che naturalmente era invece del tutto impossibile, perché questa scelta comportava anche che l'Unione Sovietica era vie più impegnata nelle campagne internazionali di lotta contro il fascismo, che avevano come principali icone la liberazione dei prigionieri del fascismo, e in cui Togliatti, per ragioni che adesso per ragioni di tempo non posso raccontare o riraccontare, era riuscita a far inserire Gramsci, per ovvie ragioni, perché ormai era considerato un eretico da espellere dal partito, e così lo santificava e non lo potevano più toccare, e Gramsci diventava una delle principali icone, se non la principale icona. E beh, voglio vedere se mentre si sviluppava tutto questo in Europa fra il 33 e il 34, poi il 35, il settimo congresso, c'erano gli elementi oggettivi per cui maturassero da una parte e dall'altro interessi valutabili come equiparabili ragioni di scambio. La possibilità che Gramsci venisse liberato, sebbene lui l'abbia cercato fino alla fine, e lasciamo stare gli ultimi anni in cui, malgrado la libertà condizionale, alla vigilia della scadenza della pena lui aspettava, pensava sempre che arrivava qualcosa da Mosca per cui Mussolini gli diceva: beh, puoi espatriare, figuratevi, eravamo nel 37, ma non si può fare pena, far colpa a uno che sta in carcere di sperare di cercare in ogni modo la via della propria liberazione. Il giudizio storico a cui io sono arrivato, e che penso a questo punto, una volta che ci è arrivato, diventa un canone euristico ex ante, è che il problema della liberazione di Gramsci non è mai esistito. La possibilità che Gramsci venisse liberato o scambiato non è mai esistita. Sarebbe interessante capire come e perché, ma è facile persino, è un lavoro non piccolo, ponderoso, ma facile, come mai è diventata una questione che ha occupato le nostre menti e agitato le nostre passioni, perlomeno a datare dalla felicissima biografia, tra virgolette, di Gramsci, scritta da Giuseppe Fiori nel 1965. Grazie. Devo fare una domanda al compagno Canfora. Qui perché mi incuriosisce, perché è quasi una questione di persone. Giorgio cita questo incontro che ci fu a casa mia a cena. Certo, avevamo un incontro a cena con Natta e con Canfora. Natta voleva conoscere Canfora, Canfora voleva conoscere Natta. Fu proficuo, perché poi Luciano si iscrisse anche al Partito Comunista per un anno, perché poi cercai di evitare che si sciogliesse, ma... No, ma quella è altra questione.
tu, si tratta un po' della questione che ha trattato in particolare da Alessandro. E allora tu scrivi, ma poi la domanda la farò a Luciano, e qui viene l'importanza della lettera, sempre di quella lettera mancante, in relazione ai documenti moscoviti, della lettera che affiora solo oggi. A suo tempo parlò infatti Alessandro Natta con Luciano Canfora della conversazione con l'ex segretario del partito avvenuta il 3 novembre 1988 a casa di Giuseppe Vacca, confermo, via Ferrari 4, ricordo anche il menù oltre che la piacevolezza della serata. Aspetta. Canfora ha conservato la registrazione e vi si sente parlare distintamente di questa lettera. Che registrazione è? Un nastro? Ah, c'avevi il registratore? Me lo dissi anche a Nastro. Ah, non me lo ricordavo. Vabbè. Non l'avrei mai fatto senza il suo consenso. E quando lui parla adesso sono più sereno. Effettivamente ho un archivio, ma è un archivio che passerà ai posteri tra qualche anno. Insieme all'Arda Sentenza. Anzi, giusto. No, ma quello che tu dicevi è molto interessante e significativo. Io ponevi una domanda tu alla fine. Com'è nata una ricerca di tanti studiosi, tra loro magari non concordi, su una questione alla radice, non dico inesistente, ma comunque morta prima di nascere? Questo era il fine. Il problema era, insomma, no, la ragione per cui si è tantissimo lavorato su questo ti è ben presente, ed è che negli ultimi anni di vita del Partito Comunista Italiano l'ondata ostile al Partito Comunista, che veniva essenzialmente dalla dirigenza craxiana del PSI e da qualche elemento interno al Partito Comunista sintonico con quelle, divenne cavallo di battaglia della discussione pubblica. Gramsci, abbandonato non solo dal suo partito ma dall'Unione Sovietica e da Stalin in particolare, per vendicarsi della lettera dell'ottobre 26, di cui tu hai dato un'edizione commentata e arricchita di un quadro storico indispensabile. Quindi il problema che si pose allora era di contestare questa diagnosi palesemente polemica e falsa, adducendo dati di fatto che raccontano, messi in fila, tutti i vari tentativi che sono, per esempio, in questo libro e in tantissimi altri che hanno affrontato la questione. Hai ben detto che la trattativa che viene tanto enfatizzata giustamente per la presenza dei documenti finiti in mano a Natta e datigli da Gorbaciov era una trattativa nata male, ma è vero, è nata male per l'iniziativa erronea di Gramsci di pensare che chissà perché lo Stato italiano avrebbe dovuto contribuire ad uno scambio che al più giovava al Vaticano. E non solo di Gramsci, ma anche del partito, perché quando Togliatti il 28 scrive quella lettera per dire: ma quale Vaticano? Voi dovete seguire un'altra strada. E va bene. No. Però in quel momento lì c'era un momento di difficoltà nelle trattative fra Barone e Pacelli, e ci poteva essere un'idea da parte di Mussolini che fare un piacere al Vaticano in quella linea lì potesse oliare il meccanismo delle trattative, per carità. Però lo fa il piacere, ne parliamo dopo. Cioè, è sbagliata alla radice l'iniziativa, perciò, ma è molto importante parlarne, perché quei documenti hanno sfatato la teoria sommaria e faziosa in radice secondo cui quest'uomo dal primo momento è stato abbandonato da tutti i soggetti che avrebbero avuto interesse a difenderlo e a salvarlo. Un piccolo dettaglio è che la lettera di Maggi, direi certamente in francese quando nasce, cioè la prima stesura di quella lettera, escludo che Maggi scrivesse in russo. In francese. Allora, la cosa anche filologicamente
interessante è testo francese, forse dal francese voltato in russo e poi dal russo tradotto in italiano. Mi chiedo quante trasformazioni semantiche possa aver subito un testo attraverso questi tre passaggi e che cosa mai significarono quelle cancellature di alcune parole che in parte sono state ricostruite in questo libro e che probabilmente contengono delle espressioni che qualcheduno ha deciso che non dovevano essere lette. E questo ci inquieta, ci interroga, ci lascia insoddisfatti. Sì, ma se per esempio, non dico l'originale francese che starà a Mosca e quindi quasi inaccessibile, ma la versione italiana su cui sono state esercitate queste cancellature, se in originale può essere, si parlava con una studiosa che ora è andata via prima di entrare qui dentro, potrebbe essere oggetto di un'analisi chimica che ci porta a leggere quello che c'è sotto. Questo ci aiuterebbe moltissimo. Taccio prima, ho parlato fin troppo, però io sono un seguace attento del pensiero di D'Alessandro. Non dico che sia la mia stella polare, ma certamente è uno studioso al quale io guardo con grande simpatia. E perciò su quelle lettere famose sono sempre del parere che egli scrisse nei suoi studi storici nel 2009, che cioè erano le lettere di Grieco ricche di nonsense, contraddizioni inspiegabili. E siccome chi le scrisse era una persona col cervello a posto, la domanda di perché siano state farcite di tali nonsense resta una domanda che ci sollecita a cercare delle risposte. Poi lui aggiunge, induce a pensare che siano state prima manipolate e solo successivamente comunicate al destinatario, ma poi questo problema si è arricchito di altri elementi e questo è un inno all'importanza dello scavo costante che è la ricerca. Ora, noi siamo alle 19.35, un'ora abbastanza presta, direi. Credo che l'autore, nella sua asciutta oratoria, voglia o possa, se lo crede, dire qualcosa a margine di questo, e se del pubblico naturalmente, gli eroici presenti hanno curiosità, domande e così via, sintetizzate velocemente, sono benvenute, sono quello che in qualunque dibattito si desidera. Prima le domande, allora. Se ci sono, benvengano, chiaro. Allora, no, possono nascere anche da quello che tu stai per dire. Allora, in attesa delle domande, come si dice in questi casi, sarò breve, anche perché dopo come aver scritto Sallustio e poi due monografie. Dopo 500 e tante pagine, tutte queste ore di buoni interventi, sono molto contento che sia apparso, mi sembra, il risultato più concreto questa lettera di Wiesner. Sono molto contento, poi insomma la vorrò vedere. È veramente singolare che è una lettera che, di cui io appunto ho parlato, nel senso che sapevo che esisteva da qualche parte, a quanto pare è stata consegnata a Gramsci, e questo dice in realtà molte cose sulla forza che aveva Gramsci in carcere, perché aveva una grande forza contrattuale politica, e questo è un elemento importante. Ma quella lettera lì, secondo me, è molto importante per il proseguo, cioè io lo scrivo che probabilmente qualche segnale, se poi è così forte il segnale, vuol dire che Gramsci ha ricevuto un segnale da Mosca o pensa di averlo ricevuto, e da lì parte poi tutto il suo nervosismo, iniziativa, chiamata di Tania e così via per l'ultima, la seconda trattativa. Quindi è una lettera molto importante, e Wiesner non era un uomo qualsiasi, era il braccio destro di Molotov, in quel momento era il braccio destro di Molotov, e Molotov era il braccio destro di Stalin, e quindi, come dire, è una questione molto seria. Naturalmente carte moscovite in primis bisognerebbe vederle e capire come andarono le cose, ma queste cose non succedono per caso, quindi di questo sono molto contento. Ma per tornare invece alla vicenda,
sarò breve. No, è una vicenda veramente complicata e piena di trabocchetti. Per dirne una, mi riferisco a Francesco, al bel intervento di Margiotta Broglio. Ecco, Cassinelli, in quel momento, lui e il fratello erano avvocati dell'ambasciata russa, costituivano l'ufficio legale dell'ambasciata russa. No, esatto. Ed era. C'è stato un processo da cui lui è stato. No, no, ma ho capito, ma ci sono. Si chiamava Brucassi come pseudonimo. Quindi era un po' complicato, sarebbe stato un po' complicato per lui gestire questa situazione. Scusa, non doveva gestire niente, bastava fare un ricorso, portarlo alla cosa e lo dovevano liberare, non è che doveva andare in tribunale, ma infatti, era una roba che qualsiasi avvocaticchio poteva fare. No, ma, dico Cassinelli perché c'erano dei precedenti, ma qualsiasi avvocaticchio di Roma lo poteva fare, perché non fu chiesto a nessuno. Ma il problema è che perché non lo chiese l'ambasciata russa, per esempio, no? Ho capito, ma o lo fece fare l'ambasciata russa? Nessuno. Era un arresto illegittimo. Sì, non c'è bastava dubbio. Una cosa lo dovevano ripetere. Ma Gramsci stesso lo disse. Nessuno c'è andato. Io ho fatto Cassinelli, quindi dico, poteva essere Cassinelli. Ma c'erano 200 avvocati a Roma. Ma neanche. Nella lettera che Giro Pietro invia Alberto Terracini. Eh sì, certo. Mette in guardia Terracini, dice, ma chi è che gli ha consigliato Cassinelli e Trozzi come avvocati? Lasciate stare. Ma dico. Infatti, sì. Io ho fatto il caso di Cassinelli, perché Cassinelli conosceva bene Gramsci, ma c'erano 200 avvocati, era una cosa banalissima, con copia al presidente della Camera dei Deputati. Volevo vedere come faceva. E continuando con le ambiguità, la lettera di Maggi, Luigi Viganò, il prete, la prima cosa che fa Gasparri, a proposito, e dire io questo Viganò non lo conosco, questi rapporti non ce l'abbiamo, ma che vuole questo? È una falsità, e questa è una bella botta intanto, come dire, alla trattativa con Mussolini, anche se di questo non abbiamo effetti. E in effetti io l'ho cercato per mare e per monti, questo Viganò o questo rapporto con Viganò eccetera, non ce n'è traccia. Quindi, come sia andata, non credo che fosse Sraffa, credo che fosse Tresso il rapporto con l'esterno, perché Sraffa va prima a Milano. Credo che sia Tresso, come arriva questa notizia? Non lo so, veramente un mistero. È una delle tante ambiguità e nonsense di questa vicenda, e ce ne sono tanti. Sì, no, ma nel senso che è stata data per certa, no? Anche tu l'hai data per certa, ma invece, ma vatte la pesca, no? Sicuramente Sraffa era andato, con i tempi ci... No, è prima, no, no. Ci andavamo, e poteva essere Perché era Tresso, era l'uomo che teneva i rapporti delle carceri con l'esterno, quindi in teoria doveva essere Tresso. Potemkin era un ufficiale anche vede, sei sicuro di questo? Mi sembra... Storiografica internazionale, era il capo dello spionaggio dentro il Ministero degli Esteri, e quindi era quello che controllava Litvinov, di cui era il secondo. Ma io ho dei dubbi, perché invece c'è un conflitto continuo con di quelli come ci sono in Italia, insomma, tra l'NKVD, cioè il Ministero dell'Interno e il Ministero degli Esteri, su varie questioni, perché uno fa politica interna, l'altro fa politica, l'uno fa in modo, eccetera. Quindi, nemmeno. Ma io non... Gli esteri non gli risponde nemmeno. A chi? A Potemkin, quando perora la causa di Gramsci. No, ma lui non scrive agli esteri, scrive al Comintern. Scrive al Comintern, il quale gli risponde, gli dice, boh, stiamo a vedere, forse ci sono i polacchi, forse non ci sono, mi sa di no. Quindi, infatti lui scrive al Comintern, giustamente, cioè la trafila è proprio perfetta. Dunque, io volevo solo dire questo, e sarò brevissimo veramente, ci pensavo un pochino in questi giorni, dopo averci un po' macinato, tanto negli anni passati, ma avevo staccato un po', e mi è rivenuta tra le mani una lettera che aveva scritto a me Ernst Nolte,
nel 1990. Inoltre l'avevo intervistato, avevamo parlato, una volta eravamo andati a Berlino con Kampfer, avevamo fatto la pagina dell'Unità, su una pagina incredibile perché all'epoca, insomma, su Hitler, discutendo lui e Nolte e così via. E Nolte mi scrisse a proposito del primo libro di cui mi mandare una copia, Roma a Mosca. Voglio vedere quando lei scriverà un libro Mosca a Roma. In realtà io ci pensavo che il libro è questo, Mosca a Roma. Cioè, questo è uno, come dire, l'intervento russo in Italia, credo più pesante che c'è, a parte, come dire, un'azione di spionaggio di cui sappiamo vagamente, condotta dallo stesso Dnieprov in Italia, in realtà non sugli organismi italiani ma sull'ambasciata inglese. Cioè, detto questo, per dire che la cosa più strana che io ho trovato nelle carte gramsciane complessivamente è che non parlano mai delle cose fondamentali che avrebbero riguardato lo scambio, e cioè gli ottimi, buoni e poi ottimi rapporti conclusi con un patto d'amicizia, anzi due patti, perché in realtà ce ne sono due, uno a maggio commerciale e uno a settembre, il patto d'amicizia politico, con l'Unione Sovietica. Non solo non ne parla Gramsci, ma non ne parla neanche il partito, perché è un problema, è un serio problema, ma evidentemente è un serio problema per il partito, non per i sovietici, no? È un serio problema per Gramsci, non per i... Allora, lì mi sono posto il problema di quanto Gramsci, Togliatti e il partito fossero in realtà in sintonia con un'Unione Sovietica che stava facendo un'altra cosa. Cioè, le trattative che fa l'Unione Sovietica all'esterno in questo libro sono due. Una con la Chiesa e l'altra col fascismo, cioè due bestie nere per, diciamo, il Partito Comunista, perché in realtà Gramsci, è vero, ha un grande interesse, ma dopodiché, dopo il concordato, incomincia sui quaderni a sparare addosso a Pio XI, alla, come la chiama, al sistema tolemaico della Chiesa, eccetera, eccetera. Cioè, ho l'impressione che l'Unione Sovietica in quel momento stesse negando quello che ha scritto Nolte, cioè la guerra civile europea era una cosa che io, pensato e ripensato, che Nolte aveva in mente perché aveva in mente la Luxemburg, cioè aveva in mente un partito comunista tedesco, e noi a nostra volta abbiamo accettato, come dire, con tutto toto corde la tesi che ci sia stata la guerra civile europea a partire, poi è stata colpa della guerra, come dire, dello scoppio della guerra, è stata colpa dei imperi centrali, è stata colpa della rivoluzione d'ottobre che l'hanno scatenata. Non è che abbia molta importanza, l'importanza è come va a finire. E come va a finire è che in realtà l'Unione Sovietica disperatamente, compreso patto Molotov-Ribbentrop, cerca di trattare con gli stati fascisti anche, dico compreso Molotov, il tanto, e ha contro o in difficoltà, salvo un punto che adesso volevo sottolineare, i partiti comunisti, evidentemente, e ovviamente, certo che dovevamo fare, no? Però inquadrato in questo modo vuol dire, come dire, sistemare in una maniera dialettica, si diceva così una volta marxianamente, no? La storia del Partito Comunista all'interno della grande storia della rivoluzione d'ottobre, insomma, che poi è un pezzo della storia della rivoluzione d'ottobre, che poi però va per conto suo. Ci sono invece delle pagine di Gramsci, secondo me, che su cui bisognerebbe riprendere, perché Gramsci non era scemo, insomma, ecco, diciamo, cioè era una persona intelligentissima. C'è qualcuno che pensa che era scemo? Le pagine sulla rivoluzione passiva, secondo me quelle sono pagine da rivedere tutte in questa chiave, ma anche in chiave di trattativa mancata, non mancata, eccetera, eccetera, e di grandi forze. Cioè il famoso quaderno mancante sul fascismo, no? Io non lo so, c'è, non c'è, non c'è. Lì, c'è l'elezione sul fascismo italiano? No, 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 no.
No, no, il quaderno mancante di... Lasciami finire. Cioè, se ci fosse stato, dico, era ragionevole che ci fosse, no? Perché era un tema che aveva incominciato ad affrontare, la rivoluzione passiva è una cosa complicata, che lui parte da Croce, 32, così, e porta avanti leggermente, addirittura c'è una pagina, Americanismo e rivoluzione passiva, un capoverso, cioè Stati Uniti e rivoluzione passiva, che altra cosa in realtà è un'evoluzione del fascismo, è un pezzo di storia europea quello. Cioè, diciamo che tecnicamente ideologicamente diciamo non mi stupirei se l'avesse scritta, poi l'abbia scritta o non abbia scritta, manca, magari non c'è, quindi quando i documenti non ci sono non si può dire che c'è, però no naturalmente, ma etichette o non etichette, io questo è un problema che non ho affrontato e non affronto, ma dico che il problema grosso è questo, cioè la storia europea è quella lì, cioè la storia di Europa che fa la trattativa con la Francia, si incavola perché viene tenuta fuori dal patto a 4, in realtà per questo fa prima il patto con Mussolini, quindi è una storia di grande respiro, compresa la storia della la questione della religione. Io ho l'impressione che la questione della religione in Unione Sovietica grossa non fosse anzi è una questione, l'ha detto anche il professore, non fosse quella cattolica, ovviamente erano 1 milione contro quanti erano 90 milioni, no, gli ortodossi, ma se avessero dato dei privilegi ai cattolici avrebbero avuto dei problemi naturalmente con Tico, se Cicerin avesse appunto fatto una cosa di questo genere si sarebbe messo in un mare di guai, e anche al proprio interno, perché è vero che Dzerzhinsky, per esempio, era un uomo, la polizia politica, era un uomo che ce l'aveva con i cattolici e non ce l'aveva con gli ortodossi e così via, era molto complicato la situazione. E, niente, insomma, basta, un mare di problemi, insomma. Ci sono ancora un mare di problemi. Avanti popolo, questa è la conclusione.